Eccoci qua, 20 e 45 puntuali, la Lazio ha battuto il Sassuolo, il Parma aspetta la Sampdoria, ma soprattutto stasera, cari signori, vi aspetto nell'aula magna della facoltà più inclita e più grande del calcio, perché stasera il nostro studio darà i voti, visto che siamo arrivati alla fine del girone di andata, daremo i voti del primo quadrimestre calcistico. Con chi? Con due che si stanno, anzi, si stanno, che sono entrati nella volata per il loro decimo scudetto, Angelo Pollina e Riccardo Gambelli. Saluto, ciao ragazzi. Avevo la mano, facevo i scongiuri. Ormai puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi, sì, ma, io ma dopo oggi certo. Legge, siete partiti e non vi fermerà più nessuno. Ciao, ben arrivato. Ma come, scusa, Abibazzi, settimana, poi te lo dirò dopo, settimana ho sentito di tutto nel programma e ora ti dici in questo modo, settimana ho sentito che Pirlo era un allenatore, che la Juve era finita. Tutta una serie di parrucconi, straccioni, di giornalisti che scrivono a livello nazionale sui giornali. Nazionale, parla con loro, mica con noi. Vabbè, io lo devo dire. Noi siamo tranquilli, bene. Domenica scorsa hai abbozzato. Ci avete sdraiato quando alle si perde due fere che hai preso e sei stato zitto. Scusa. Mercoledì hai vinto il primo trofeo di Pirlo. Stasera hai spezzato le reni al fortissimo Bologna. Scusa, mercoledì. E come oggi, io oggi ho mangiato il coniglio, che è buonissimo. Sì, io mi sono mangiato il coniglio, il latte si lecca le unghie, così, daremo i voti anche alla Fiorentina con Maurizio Carino, direttore di Controcalcio, il nostro Michel Isel. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Giorgio, cercherà di aiutarmi a tenere a bada questo scatenatissimo consesso Greta Beccaglia. Ciao Greta. Ciao Giorgio, come sempre per interagire con noi a tutto col @toscanatv.com o tramite sms whatsapp al 342 1971 871. Eccoci qua, e allora nel Parma sta esordendo proprio Conti, che tutti dicevano doveva finire alla Fiorentina, infatti è finito al Parma. Allora Maurizio, apri tu le danze con i voti a squadra, società e allenatori della Fiorentina alla fine del girone di andata. Do a tutti un bel 3. Eccoci. Grande Maurizio. Un 3, non posso dare più. Come? No, perché scusate, quest'anno doveva essere l'anno del rilancio. Fra le dormite che abbiamo fatto. Questo cazzotto così pronto, io non me l'aspettavo. Perché allora, la squadra 3, perché la Fiorentina non ci aspettavamo certo di andare in Europa League o in Champions, però l'aveva detto il presidente prima che iniziasse il campionato, la Fiorentina doveva stare dalla parte sinistra. Ancora non c'è, magari ci potrà arrivare. Bravo Giovanni, no, bravo. No, tre perché io mi aspettavo di più da questa squadra. Sono rimasto deluso, ho visto delle partite inguardabili. Parliamo delle 19 sì, giornate. Sì, io parlo in generale. Lo ricordo a caso, visto la memoria dei tifosi è talmente tanto corta che si ricordano anche di 22 dicembre, Juventus 0, no, Fiorentina 3, e poi non si ricordano se a 0 di Napoli, si ricordano Cagliari e io mi auguro a fine stagione, però si ricordano 22 dicembre, e ti ringrazio di avermi fatto fare questa diciamo a metà campionato, perché poi io spero che a fine campionato i voti possa li possa dare 12. Alzarli. Sì, possa alzarli, però quello che abbiamo visto a girone d'andata, soprattutto certe partite, siamo stati presi a pallonate dallo Spezia, dal Benevento. Ieri sembrava si fosse battuto il Real Madrid. Abbiamo giocato con una squadra che io l'anno scorso montavo un te in Serie B. Ho detto, ma che partita? Ho letto stamani i titoloni sui giornali. Ho detto, ma abbiamo giocato ieri col Crotone o col Real Madrid? Perché a vedere i commenti. Quindi effettivamente ti do 3 perché sono stato male più di una volta, te lo sai. Ti ho chiesto anche a volte di non infierire non invitandomi, perché venire a commentare questa Fiorentina a volte è difficile, veramente, è difficile perché... E perché 3 agli allenatori? Soprattutto perché gli allenatori, mi perdonino, ma... Allora, Iachini col suo 3-5-2, non si parlava altro, entravi nei bar, Maurizio, ma hai visto il 3-5-2? Ma che... Cioè, è diventato un tormentone. E Prandelli fa uguale. Sì, ma Prandelli io mi aspettavo di più da lui, anche se devo dire che rispetto a Iachini potrei fare una media, no? Prandelli rispetto a Iachini qualcosina in più ha fatto, perché comunque la grinta, l'ho detto anche in altre circostanze, un po' l'ha data, però ancora siamo lontani. Il 6-0 che abbiamo preso a Napoli, oggi è stato asfaltato dal Verona a Napoli, con la Juventus comunque ha perso la Coppa, quindi voglio dire, la Fiorentina il 6-0, non ci dimentichiamo, il Napoli ha perso anche in casa con lo Spezia, quindi è stata una partita quella imbarazzante, quindi come faccio a dare più di 3 agli allenatori? Fra Iachino e Prandelli il voto è questo. Michel, la squadra che comunque fa costruita male. Costruita male, quindi do 3 anche a Pradè. Quindi 3. La società, ripeto, quando un allenatore non funziona va mandato via. È stato mandato via Iachino, però mi aspettavo che forse arrivava qualcuno
Ora, Prandelli si è proposto, però ci fosse una scelta magari anche diversa. Pradel secondo me non andava riproposto, mi perdoni il direttore sportivo, ma se te fai una campagna acquisti e li mandi via tutti dopo sei mesi, le mandi via 4-5 che hai preso l'anno prima per fare il nervo della squadra, per me lo ha messo lui stesso, ho sbagliato tutto. Quindi 3-3-3. Michel, concordi su questa bocciatura? Concordo, stroncatura? Quasi in tutto, non sono così cattivo, però cioè, dai, dai, quanto dai? Un eccessivo, avevo pensato a 4,5-5. A tutte e tre le sì, parti? Sì, perché il discorso... Che comunque non una promozione. Qual è il mio principio basilare? Il campo è Cassazione. Il campo è ciò che decide. È ciò ormai che l'abbiamo sdoganata anche noi, eh? Il campo è la Cassazione, è purtroppo... Tutte le argomentazioni che ha citato Maurizio sono vere, perché è così. Ora, la speranza è che evidentemente da ieri, ecco, ieri per esempio vi ho seguito a fine partita con le pagelle. In tanti ieri ci hanno seguito, mi è sembrato, tanti davvero. Non lo metto in dubbio. Cosa ti è sembrato? Mi è sembrato che siate state eccessivamente cattivi. Io non ho visto una prova così negativa della Fiorentina ieri. Ma non c'è stata... Mi sembrava che adesso vado a memoria, se Giovanni Testa con le sue solite magia aperto, mi sembrava fosse Stefano Scecchi riesce a recuperare le pagelle di Raffaello Paloscia, non mi sembra però no, che siano state no, al di là delle pagelle, il proprio discorso generale, ecco, ieri mi è sembrata una Fiorentina che è stata migliore di tante altre Fiorentine che abbiamo visto per 70 minuti, poi c'è stata la parte finale presa da una paura incredibile dopo il gol del 2-1 che ha portato poi a fare un finale di gara che quello non è stato assolutamente guarda, all'altezza guarda, anche guardale, se va riconosciuto te le ripropongo, che il Crotone non ha avuto 6, Milenkovic 6, Pezzella 6, Cáceres 6, Igor 5,5, Amrabat 6, Castrovilli, forse su Castrovilli si può discutere 5,5, Bonaventura 6,5, Biraghi 5,5, Ribéry 5,5, Vlahovic 6,5. Se era per me, allora intanto ti abbassavo subito Biraghi, quante le avete dato qui? 5? Biraghi? Dov'è? 5,5. 5,5, per me Biraghi ieri valeva 4. Anche da Luciano da Empoli ti dà ragione, Biraghi ieri non era sufficiente, esatto. E più volte l'hanno scritto. Poi non so, ti potrei dire che per esempio su Castrovilli è l'esatto contrario. Quanto è? 5,5. Per me ieri Castrovilli era da 6,5-7. Perché è ritornato per larghi tratti della partita il Castrovilli che avevamo visto a inizio stagione. Darei qualche cosa di più anche a Amrabat, che mi pare gli avete dato 6, ma un 6,5, forse anche 7 ci poteva stare, anche se ieri ha giocato finalmente interpretando quel ruolo di regista che tutti si è detto che non era la cosa più adatta per lui. E quindi comunque è stata una buona prestazione. Sempre bravissimo nel togliere palla agli avversari, un pochino facilone poi giocarla questa palla. Ma nell'ottica palla, dei voti ieri che cosa ti ha fatto? Guarda, sicuramente Castrovilli. Poi, no, nell'ottica dei voti che stiamo dando alla fine del primo quadrimestre. Nell'ottica dei voti non si può, la partita di ieri non può essere sufficiente, che poi, ripeto, per 70 minuti, perché il finale di partita ce la siamo fatti tutti con... Una strizza, ecco, così. Mi permetto di dissentire. Porca miseria, ci perché secondo me è stata più. È un po' come quando uno ha paura della paura, no? Sì. Cioè è l'abitudine a sapere la Fiorentina in ciampanelle che non effettivamente averla vista in difficoltà, perché il Crotone ha fatto un tiro. Certo, zero. Basta, però cioè, nonostante la paura aleggiava. Ma perché sta ma di sui qua, giocatori, Non lo sui so. Giocatori, sui giocatori, non lo che so. Sono loro che secondo me non avevano paura, era più paura di chi commentava. O si dà dei meriti incredibili. No, stavo chiamando la buona. O si dà dei meriti incredibili alla capacità del Crotone di non arrendersi e di rompere le scatole. Vedo che non ho memoria di stratiri del Crotone. Vi ascolto con no, comunque volevo completare perché poi c'è la vicenda Ribéry. Secondo me Ribéry ieri meritava almeno un 6,5. E 6,5 6,5? Sì. Allora che mi hai detto prima della trasmissione? Non ci siamo dei... A 5,5, scusa, mi ricordavo male. Ecco, allora meno male che c'è Greta che verifichiamo 5,5. 5,5 Castrovilli. La nostra Cassazione è Greta. Castrovilli e Ribéry, tutte e due 5,5, mi è sembrato. Le pagelle sono quanto di più soggettivo mi esiste metto nel mondo. In ginocchio di fronte al mio grande amico e maestro Raffaello Paloscia, però stavolta
non avrei potuto. Ribéry ha fatto solo il servizio per Vlahovic. Lascia perdere, è vero, però era in campo. L'hai visto quando si è arrabbiato una volta con Castrovilli, una volta con Vlahovic. Allora, seguendo questo concetto, dovremmo dare 12 a Cristiano Ronaldo oggi, che ha mandato dov'è, chi è Cuadrado? Oggi che l'ho fatto il vaffa l'ex giocatore di calcio. Chi è? Bernardeschi. Ah, Bernardeschi. Immagino, cioè, sono andato, non lo sapevo, ma sono andato. Siete uomini, sì. Siete d'accordo con la valutazione per la Fiorentina? Della Fiorentina? Per ora vi tengo sulla guarda, Fiorentina. Poi vi scatenate di Levesco. Loro sono 3, 4 e mezzo, mi sembra onestamente. Generoso? Ma insomma, diciamo, per i punti che ha fatto, sai, poi alla fine il calcio conta nei punti, 21 punti sono riusciti a portarli a casa, come non potrebbe essere discutibile, ma 21 punti potrei dare un 5 meno, devo darei anche, cioè, saresti meno cattivo. Che siamo buoni, perché no. Questa sì, ma fine del girone d'andata, per trovare un'annata analoga nella Fiorentina, no, l'anno scorso, stessi punti dell'anno scorso, sì, no, un'annata peggiore mi sembra fosse il primo anno dopo la, come punti alla fine della 19esima giornata di andata, sei allo stesso punto dell'anno scorso. Potrei finire. Sì, gli do 5 perché diciamo per i punti, perché i punti nel calcio poi alla fine contano quelli. Se dovessi guardare i numeri gli darei un 3,5 perché ha l'attacco secondo peggiore della Serie A, ha 20 gol fatti, 30 subiti. Però siccome devo guardare i punti salvezza e con 42 punti ti salvi, non è molto esageratamente, perché da un altro assist la Fiorentina posso dico solo questo: la Fiorentina ha vinto soltanto con le squadre che sono sotto, sì, in classifica. Infatti, con quelle che stanno alla sinistra. Quando posso finire questa analisi serena? Sì. Ti fornisco degli assist, ragione, perché ti dico che per i punti con 42 punti ti salvi. Giorgio fa uff, io non farei tanto così, perché ci sono squadre come il Genoa, che vi vorrei ricordare, che negli ultimi 5 giornate ha fatto 12 punti, perché il Genoa aveva 7 punti, sono a 18 punti, a 3 punti dalla Fiorentina, e oggi incontrare il Genoa si è rinforzato fortemente, per esempio, è una squadra. Il Cagliari che ha perso le ultime 6 partite, il Parma ce l'hai dietro, ti vorrei ricordare che le ultime 2 partite ha fatto 2 punti. Dicendo una squadra. Crotone, Torino. Allora, il Crotone lo do già spacciato da tempo. Beh, restano 2 punti. Perché penso che sia una squadra, onestamente, che in Serie A inguardabile, più una squadra da Serie B. Mentre anche il Torino ci starei molto più calmo, perché il Torino, con questo nuovo allenatore, intanto ti voglio dirti che ieri una partita a Benevento, dove tutti hanno cuccato, perdeva 2-0, e ti devo dire, se ogni annulla il terzo gol a Zaza, che lo prendete in giro, ma ha fatto 3 gol, e io su quel terzo gol, così come quelli di Sky, ero molto dubbioso, il Torino l'aveva ribaltata, perché il Torino non mi sembra una squadra che abbia trovato grinta, abbia trovato forza. Ma vediamo venerdì c'è Torino-Fiorentino. Perciò anche sul Torino, però detto questo, 21 punti sono 21 punti, ecco perché do 5, perché altrimenti se non avesse 21 punti sarei d'accordo con loro. Giustamente loro sono tifosi e fanno bene a fare questo, ma vorrei ricordare sempre che nel calcio contano i punti e 21 punti ti salvi. Osservatore dell'ONU, se ne fai altrettanti nel giorno di ritorno. Concordi più con i 3 di Canino o con i 5 di Pollino? Allora, Maurizio è un grande tifoso della Fiorentina, cioè la Fiorentina che gli scorre nel sangue, quindi è arrabbiato e lo capisco, e quindi gli ha dato un bel 3. Io da osservatore esterno mi associo al 5 di Angelo. Bisogna guardare la realtà. In questo momento la Fiorentina ha 21 punti, c'ha tante squadre dietro. Certamente non è stata una grandissima Fiorentina, come diceva Maurizio, ha preso le bastonate dello Spezia, cioè, squadrette, però insomma ha vinto a Torino, ha vinto in un certo modo, ma ha vinto a Torino, ha 21 punti, c'ha tante squadre dietro, non credo, secondo me, che rischierà di andare in Serie B, questo l'ho sempre sostenuto. Quindi bisogna dartene atto, perché è vero. Io l'ho sempre sostenuto, non vedo una Fiorentina che rischia la Serie B, quindi io gli do un 5. Basta. Un 5. Preparati così. Però ecco, la cosa che ho visto ora un po' troppo trionfalismo sulla partita di ieri,
volevo ricordare che insomma la Fiorentina aveva davanti il Crotone, cioè, sì. però una Fiorentina implicito. Però se posso parlare, una Fiorentina più ordinata, si è visto un certo miglioramento a centrocampo, quello è importante, una Fiorentina più attenta, più ordinata, il solito svarione difensivo sul colpo di testa. Non ho visto mai il Crotone pericoloso, mai. Quindi tutto sommato, ecco, un trionfalismo no, però diciamo un tè caldo. Ma diciamo questo l'abbiamo questo. Detto prima, cioè voglio dire, è abbastanza evidente. Sì, il però, problema è la continuità, la conferma. Ora, cioè il calendario ti pone il Torino, che è uno scontro diretto in pratica, poi dopo c'è l'Inter, se non sbaglio. Sì, venerdì dopo, tutte e due di venerdì. Con l'Inter... Ma guarda, vai tranquillo. No, ora sono scaramantico. Però, vai no, tranquillo. Scaramantico. Qui. Avete esatto, battuto i gobbi. Piglia 5 giornate di squalifica, è tutto il giorno che gliela tirano 5 giornate di squalifica a Conte. Stai ma cosa c'entra? Ma che Conte è lui pensa di potersi tirare fuori da questa roba. Ne parliamo con calma. Comunque, quando mai, Fiorentina, ma quando mai 5 giornate di squalifica sono un problema per un allenatore? Che se c'è o non c'è in panca è uguale. A Fiorentina, a Torino non deve perdere. La Fiorentina a Torino non deve perdere. Quindi, ti accontenti di un pareggio. Ecco, bravo. E invece, caro Maurizio, no. Perché 7 punti perché di distacco Davide Torino Nicola e Ballardini. Davide Nicola e Ballardini, due allenatori che avevo detto in tempi non sospetti. Sono due allenatori che io seguo da tempo e dove sono andati, soprattutto Ballardini al Genoa, ha sempre fatto bene. E come ma basta mai, vedere i dati. Dopo non veniva confermato. L'hai vista te la partita di Benevento volte. Ieri? Cosa ha fatto il Torino di Davide Nicola? Sembrava un'altra squadra. Sì. Sembrava, dicevo, ma sono loro o hanno messo altri 11 in campo? Perché Nicola, tra l'altro, tifoso del Toro, lui è andato a piedi quando salvò il Crotone da Crotone a Torino. Lui stravede per il Toro, tifoso dichiarato. Quindi lui, pur di salvare il Torino, secondo me arriverebbe a Parigi a piedi. Parma, che ti dico va bene il pareggio, perché quindi, almeno rimane 7 punti no, di vantaggio. Ma noi rischiamo a Torino, perché certo. Troverai un Torino veramente questo che non è messo bene in classifica. Vedendo Parma-Sampdoria di questa sera, devo dare atto a Angelo Pollina, che ha sempre sostenuto che nel Parma il problema era Liverani, cioè, arrivato sì, da Versa. Da Versa, infatti, un'altra squadra. Ecco perché ti dico, allora, un salvataggio sulla linea, se non sbaglio, della Sampdoria. Io non dico che la Fiorentina rischia la B, perché però no. Siamo a 21 punti, però attenzione, perché Parma c'ha D'Aversa, che comunque è un signor allenatore, l'ha dimostrato l'anno scorso, sempre nel Parma. Il Genoa c'ha Ballardini, e io lo seguo, ripeto, il Genoa lo seguo molto, io ho tanti amici là per controcalcio, quindi lo seguo da diversi anni. Ma Ballardini è un allenatore domanda, tifoso. Come mai Ballardini, tanto bravo, però poi non viene confermato mai? Deve ma Ballardini dipende da Preziosi e non è il problema di Ballardini. Ma anche altre squadre. Perché Ballardini, sì, ma Ballardini era stato fatto il nome anche per il sostituto di Iachini. Ballardini posso interloquire? Ballardini è un tifoso del Genoa come Nicola. Che Maurizio stia dicendo la cosa giusta in quanto riguarda gli allenatori, però il calcio ormai è diventato un po' come la politica, tutti ne parlano, cioè ormai è diventato, è così. Da quando è, soprattutto se la gente è chiusa in casa, tutti parlano, ma dovrebbe esserci una selezione micidiale, perché tanti parlano a sproposito, danno voti, sento dire delle robe che francamente tu dici, ma anche da professionisti, insomma, che un giornalista professionista che scrive su testate importanti dovrebbe avere più equilibrio, perché insomma l'equilibrio credo che sia la cosa più importante, valutando anche le situazioni. Un tifoso, sai, lo può dire, ma giornalista è questo. Quando parliamo da allenatori ci sono anche dirigenti che onestamente fanno degli errori madornali. Ecco, tu mi hai fatto il riferimento del Parma. Come si fa a prendere Liverani, ragazzi? Liverani ha preso 99 gol l'anno scorso. Il Parma con D'Aversa l'anno scorso era andato quasi in Europa, salvato. E tu prendi Liverani che prendeva gol, la squadra non si ritrovava più. È ritornato questo due partite, ha portato punti a casa, fa giocare una... Poi puoi perdere e puoi vincere, però vedi una squadra che gioca. Ma sai qual è la ragione? Che a Parma sono ancora nostalgici del calcio champagne, della squadra... che con Nevio Scala prima, sì, con Malesani poi, ma vorrei ricordarti, Michel, che quella squadra lì aveva Buffon, sì, Thuram, certo. Cannavaro, cioè no, parliamo di ma gente... questo ti spiega perché sono andati a scegliere Crespo, come Liverani, ma gente che ha vinto, Chiesa, quella, scusa, quella squadra là
io vorrei ricordarvi che ha vinto una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, no, perché Fernando Couto, cioè, no, una Coppa UEFA, Coppa UEFA con la Juve, sì, a Milano, una Coppa UEFA con la Juve, questa, quella squadra ha vinto delle cose, una, aveva, uno, dei Viali, campioni che poi qualcuno faccio, è diventato anche campione del mondo, vedi Buffon, vedi Cannavaro, cioè di cosa parliamo? Turam. Nel calcio, nel calcio di Parma a quello pensa. Ho capito, per quello pensa anche io. Vanno a prenderli Verani, se tu parli dei tifosi del Genova, che è una grande squadra che nessuno ne parla, ha vinto 9 scudetti, anche loro sognano il 10° scudetto, prima o poi lo vinceranno, prenderanno la stella prima degli altri. Infatti Angelo, è talmente tanto vero quello che state discutendo che spesso e volentieri, corsi di sponda a Fiorentina, sì, si finisce a Battistuta, Maggio, Rui Costa, è vero. Ma è vero, però voglio dire Parma ha avuto risultati in epoca più recente rispetto a ma ognuno va al periodo più bello che ha vissuto, gli interisti posso vanno a Mourinho, la Juventus, l'unica che resta sempre attaccata alla realtà è la Juventus, ora ci perché loro vincono visto sempre. Giorgio, pensavo tu dicessi Herrera su questo discorso, vedi Roberto, vedi Giorgio, quando parlo di equilibrio e parlo seriamente senza, quando parlo di equilibrio, una squadra che vince per 9 anni di fila potrebbe succedere che in un anno non vinci perché succedere che in un anno non vinci perché cambi 6 giocatori, tutti 22-23 anni, cambi totalmente, prendi un allenatore giovane, non hai tempo ad allenarti col Covid perché gioca ogni 3 giorni, c'è tutta una serie, uno dovrebbe fare considerazioni, vai a San Siro con l'Inter e l'Inter ti asfalta perché Pirlo ha sbagliato completamente formazione, detto da lui, perché capita, anche perché mancava 5 giocatori. Sì, ma non, non mi no, aspetta, arrivo. Poi arriviamo. Arrivo alla sintesi. Però, e c'è il però. Però poi alla fine, quando rientrano i giocatori, la Juve continua a portare a casa titoli. Può essere un titolo che ti piace di più, uno di meno. Nel calcio, conta i titoli. Che sia lo scudetto, che sia la Coppa delle Coppe, che sia la Coppa Italia, che sia la Supercoppa. Conta i titoli. E la Juve, la risposta te l'ha data pacatamente il presidente. 10 anni che ogni anno portiamo un minimo titolo a casa. E ora lo dico, cioè la gente dovrebbe avere equilibrio anche chi scrive su alcune questioni, perché se no si va veramente, si innesca un meccanismo dove tutti si parla così a vanvera. Stiamo con più equilibrio, le squadre vengono costruite, ecco. L'allenatore è importante, ma ci vuole i giocatori poi. Ci vuole la società soprattutto. E la società soprattutto, se non è la società con equilibrio. Ecco, però io volevo ritornare, perché questo è ancora il momento in cui ci preoccupiamo di analizzare la partita di ieri sera. Non mi ricordo più chi di voi ha detto, tanti squilli di tromba sui quotidiani di oggi. Se Giovanni Testa cortesemente mi ripropone ci ripropone i titoli della carta stampata di oggi che abbiamo fatto vedere oggi pomeriggio, non mi sembra però che siano stati particolarmente, come dire, roboanti, no? Il risveglio di Jack, il jolly indispensabile che regala equilibrio parlando di Bonaventura più Vlahovic, reazione fiorentina, ha battuto il Crotone, ma quanta sofferenza, dice la Nazione. Vlao Vincenti, onestamente, è il titolo che mi piace di più, personalmente. I Viola respirano, il Crotone in apnea, la Fiorentina c'è, respiro di sollievo. Non mi sembrano tanto esaltati, cioè titoli che sottolineano chissà quale impresa. Sembrano abbastanza equilibrati, però, sì, sono titoli ma io normali, però, giusti. Vedi Giorgio, quello che voglio dire è che a un certo punto, quando Simia ha fatto gol... Sembrava. Ti dico Maurizio? Io ho la sensazione che sia stata più la paura di quelli che raccontano la Fiorentina che non la paura, che non oggettivamente il raccontare la paura della Fiorentina. In campo, non e credo, ce l'aveva anche quando veniva inquadrato. Non credo. Prandelli. Oddio, Prandelli è invecchiato di 15 anni da quando è ritornato sulla partita della Fiorentina. Ieri era indispensabile portare a casa 3 punti. E ti dico che secondo me io a volte sento parlare troppo in toni entusiastici. Io guarda che segna Palo. Palo di Gervinho. Madonna. Vai. Io a volte sono severo perché a volte sento troppo buonismo intorno alla Fiorentina. Se noi vogliamo crescere come società, come squadra, ma io non dico di arrivare, ci vorrà un po' di tempo, commesso quando parla il patron, di... Il caro Maurizio, non è d'accordo con quanto stai dicendo. Le critiche vanno fatte, perché io sono d'accordo quando lui parla che gli va dato tempo, è arrivato da poco, però aspettiamo, questa non si può vedere come si è visto quest'anno e anche la scorsa stagione, delle partite veramente, cioè che uno si alza, dice vado via perché eccessive vedere... aspettative. Allora, il problema, ripeto, ci sono le categorie nel calcio, io accetto di perdere con squadre che sono superiori a me, Juventus, Inter, Milan, Roma, eccetera, Lazio, però quando poi vedo
che soffro, perché io al 66esimo col Crotone si è sofferto. Si è sofferto, sì. Allora non lo, questo non lo posso accettare, no. Perché la Fiorentina, ripeto, è vero che adesso, io l'ho detto più volte, siamo scesi in, io ho fatto le fasce, no? Siamo scesi in penultima fascia, una fra, insomma in fondo. Con i colori come sì, Conte. Però la Fiorentina, siccome ha dei presidenti importanti, perché Della Valle è stato un presidente importante, commisso a un presidente importante, io gli do tutto il tempo. Ecco, la cosa che concordo col presidente, sono arrivato da poco, datemi tempo. Sì, però quanto continuare tempo? Appunto. Comunque Maurizio è già il secondo anno questo. Esatto. Poi vedo è stato il direttore primo sportivo anno in cui doveva mettere che a posto le cose, a dire poi. Che ha sbagliato, hai capito? Però, Greta. Cioè, è già il secondo anno questo in cui c'è commisso. Il primo anno era per sistemare il tutto, il secondo per iniziare a vincere o comunque stare almeno nella della parte Samp. Sinistra della classifica. Gol della Samp annullato? Va fatto tutto graduatamente, non è che arriva un presidente e subito inizia a vincere. Ci vuole. Però io mi ricordo che c'è stato presidenti in passato che sono arrivati e già al secondo anno si cominciava a vedere dei cambiamenti. Certo, se non cambi gli uomini, direttori sportivi, allenatori, eccetera. Fai tornare un attimo. Perché, no, nasce tutto, perché nasce tutto questo discorso? Perché quello che si è detto prima per Parma, i tifosi del Parma, le aspettative della città, diciamoci la verità, serve anche per Firenze. Perché Firenze ha avuto in passato dei tempi vincenti in un modo o nell'altro, anche continuativamente vincenti, penso soltanto ai 4 consecutivi secondi posti di seguito dopo il primo scudetto e poi ci fu una vittoria Coppa delle Coppe e quant'altro. Vedi, quindi, Angelo, quello che dicevamo prima, si ritorna ai tempi vicini. No, ma infatti, parla della fine degli anni. Se mi fai finire, caro. C'ho da dirvi una cosa che tutti quanti avete omesso in questa settimana, che invece è molto importante. Se si riesce a capire, mi fate perdere poi il filo del discorso. Maledetti. Perché è un deterrente psicologico. No, comunque, questo è il discorso. Chiaramente, nel momento in cui si vive una realtà che in passato è stata sostanzialmente vincente in determinate occasioni, arriva un patrone importante, considerato continua a dire un patrone importante, e ora su questo ti tiro la bomba, no. Perché voi omettete. Aspetta, fammi non vi do più spazio. Perché voi omettete davanti ai telespettatori quello che è successo in settimana. Settimana c'è stata l'assemblea di Lega, dove Gian Barone si è candidato da solo. Perché costruire una società, come dice Maurizio, ora tu mi ascolti. Tu quando vuoi andare là pesti i piedi, io mi candido, e dopo la quinta votazione ha perso le staffe, è successo anche un parapiglia. Ma questo non potevi fare. Non c'entra nulla. Sto rispondendo a Maurizio, che Maurizio giustamente, da intenditore, dice prima di tutto bisogna costruire anche una società, ha fatto questo esempio. Sto riportando a questo. Per costruire una società, Maurizio, tu hai citato i fratelli della Valle, si fa anche accordi. Perché un consiglio, che il consiglio di amministrazione della Lega è un po' così. È un consiglio di amministrazione. Per entrare lì dentro, e cioè pesare, continuare, perché è così che si fa. Sono d'accordo. Bisogna costruire anche l'alleanza. Banalizzo il concetto. Sì. Si può fare politica sportiva. Certo, e come? Ma è così. Politica ma è così. Io dico sempre. Quello è un consiglio di amministrazione, forse uno dei più importanti che c'è in Italia. Tu entri facendo accordi. Se tu vai là e batti piedi, ecco perché la società non esiste. Batti piedi, io sono, voglio andare. Ti fanno battere la bocca 10 volte e alla fine ti hanno fatto battere. Si continuava a candidarsi, e perché questa è la realtà. Queste opinioni, queste considerazioni che stiamo facendo e che sono state fatte in settimana sono figlie di indicazioni uscite sui giornali. È stato Corriere Fiorentino a raccontare questo. Lo spiego del prima presunto che state dicendo delle cose non vere. No. Stiamo esprimendo un'opinione su una cosa riportata dalla stampa. Io volevo non aggiungere nulla, perché adesso aggiungiamo la pubblicità. Silenzio tutti quanti. È di questo che stava parlando. Silenzio tutti quanti, c'è la pubblicità. Naso chiuso? Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco, libera il naso, idrata la mucosa, elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale per cura e benessere del naso. Acqua di Sirmione, una vera forza della natura.
Quando l'inverno ci butta giù, abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia. Sustenium Plus Inverno, l'integratore energizzante e con vitamina C per avere il massimo dell'energia. Sustenium Plus Inverno, la spinta che ti serve. È Menari. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. L'impresa edile Barni Romano effettua anche noleggio di attrezzature per l'edilizia in tutta la Toscana, con operatore abilitato o senza, e sempre con assistenza in cantiere. Tutte le macchine sono all'avanguardia, nuove o con solo pochi anni di vita. Massima disponibilità di orario. Impresa edile Barni Romano, via di Calenzano 17, Sesto Fiorentino. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Botte. C'è un po' di parapiglia a centrocampo tra Parma e Sampdoria dopo uno scontro, qualcuno se l'è presa con qualcun altro, l'intervento a gamba alzata di Gaston Ramirez su Kučka, poi scambio di calci da terra, sono due giocatori che non si può certo dire non abbiano garra da una parte e dall'altra, anzi forse anche troppa in determinati momenti, però sono quelli che all'interno delle squadre servono per dare uno scrollone. Torno su Riccardo Gambelli per cercare di allargare il concetto. Poi torniamo sulla Fiorentina perché voglio sentirvi invece sul voto mercato finora, quanto dato. Riccardo, chi è secondo te quello che ha fatto meglio alla fine del girone di andata come allenatore di tutta la Serie A? Ma allora, io direi come allenatore, nonostante le due sconfitte pesanti che ha avuto in casa con l'Atalanta e con la Juventus, la sorpresa è Pioli. Bravo. Secondo me è Pioli, perché a me mi avessero detto che il Milan era primo in classifica all'inizio del campionato, non ci avrei mai creduto. E Pioli veniva dall'esperienza di Firenze disastrosa. No, disastrosa. Diciamo l'ultimo tempo. L'ultimo tempo. In relazione ai mezzi che aveva a disposizione, esatto. Pioli ha fatto anche troppo a Firenze. Disastrosa Roma, insomma, ha gestito la vicenda storia, non dimentichiamoci che nella parte finale di Pioli c'è poi stato il momento quando ci fu il casino che lui poi se n'è andato, la squadra era messa abbastanza discretamente. Pioli sul podio. Direi Pioli, però nonostante pesino le due sconfitte, perché con le squadre, diciamo, le grandi, il Milan ne ha buscate bene. Come? L'Atalanta la metti tra le grandi? Io comincio a considerarla fra le grandi, signori. Questa è una squadra di calcio, ma non c'è dubbio. Ma con i controfiocchi. Ma poi ti diverti a vedere le partite dell'Atalanta, insomma, ti diverti. Se si può parlare, scusami, Riccardo. Questo concetto è importante. È una squadra con i controfiocchi, l'Atalanta. Io comincio a inserirla fra le grandi. Poi, chiaramente, ha avuto con l'Udinese, magari ha avuto un po', non è stata la vera Atalanta, può succedere. Anche col Genoa in casa. Come? Anche col Genoa in casa. Ecco, ha perso 4 punti in 4 giorni l'Atalanta. Però l'Atalanta con le grandi fa sempre delle ottime partite. Perché, scusa, l'Inter che ha fatto con l'Udinese? Scusa se mi dice di sì. No, no, siccome avevi parlato con l'Atalanta, perché l'Inter cosa ha fatto con l'Udinese? Quindi diciamo Pioli. Ecco, concludo. Poi, secondo?
Secondo Conte no, sicuramente no, perché uscire dalla Champions, no, stavo ragionando. Ah, ecco. Uscire dalla Champions secondo me è di una gravità assoluta e non vedo perché gli si debba perdonare a Conte l'uscita dalla Champions. Parlo di campionato. Perché io il campionato, vabbè, poi come allenatore Fonseca lo metti secondo? Inzaghino lo metti secondo? Juric del Verona lo metti secondo? Eccoci, il nome giusto. Pirlo lo metti secondo? No. Pirlo sta imparando bene, come si diceva prima, ha già vinto una coppa, bene o male, cioè ha vinto una coppa, che se l'avesse vinta al Napoli c'era i fuochi artificiali. Gattuso lo metti per secondo? 5 giorni. Come? Gattuso lo metti secondo? No, Gattuso. Cioè, no. Dopo Pioli qualcuno deve mettere, chi mette? Dai, è chiaro, quello 2-0 Sam. Keita Balla. Ecco. Dopo inventato è il doppio vantaggio, cioè il secondo e il terzo, io se mi fai parlare sentiamo se finisce il podio di Riccardo. Vabbè, io metto Gasperini secondo. Gasperini fa sempre e poi terzo Pirlo. No, ma Pirlo terzo... Pirlo io sono abbastanza contento di Pirlo. Chiaramente Non gli perdono la formazione con l'Inter, perché se con l'Inter lui schiera macchia quella, se con l'Inter lui schiera una formazione regolare come ha schierato col Napoli e oggi la Juventus mai. Quella partita non la perde mai. Non la perde mai, perché l'Inter è una squadra siccome l'Inter è una squadra che gioca in contropiede, te l'hai affrontata con due centrocampisti offensivi. È vero. E quindi non la perdi mai. Pensa nell'opinione dei tifosi bianconeri quest'anno come andrà in archivio, al di là di come va a finire. Hai perso in casa con la Fiorentina e hai perso con l'Inter. Tu pensa che due tacche negative sono sul fucile. E quindi chiaramente non lo posso promuovere. Questa è una tua idea. No, è la mia idea, è un dato di fatto. Tifosi, no. Allora, non parlare di tifosi della Juve. E tifosi della Juve, tu resta male quando perdono con la Fiorentina e con l'Inter. Vi devo dire la verità. Posso dire come la penso? A me mi avessero messa la scelta di vincere l'Inter o la Supercoppa, vinco l'Inter. A me, scusatemi. Ah sì? Io sì, perché vinco l'Inter e poi se vinto la Coppa, però mi avessero messa la scelta. Cioè scegli una vittoria, titolo o vittoria di partita, io vinco vinci con la l'Inter. Partita. Io preferivo vincere con l'Inter. È un po' provinciale, Chi? Questo tipo di concetto. Molto provinciale. Ah, sarà anche molto provinciale. Molto. Però secondo me se te vinci quella partita o l'Inter, sei lì. Però se vinci la Supercoppa hai un titolo in bacheca. Ma non scherziamo, sì, Riccardo conta solo i titoli. Il resto sono robe. No, ma è questione di opinione, Riccardo ha la sua. Giusto, ma io lo capisco. Ognuno ha la sua opinione. Però nel calcio, ecco perché dico nel calcio sì. Non c'è. Può parlare tutto. Nel calcio si parla tutto e si dice tutto. Il calcio conta solo una cosa. Scusa, se tu vai a vedere nell'albo, nella bacheca, chi l'ha vinto la Coppa? Il resto è una partita, si perde, si vince. Che senso ha? Io ne posso perdere anche tre. Voglio controllare quando arrivo alla fine. Parliamo senza equilibrio. Il calcio vince i titoloni. A Napoli ha detto bene lui, c'era 40.000 tifosi. Pensa che sarebbe stato già pronti. Purtroppo i candelotti l'hanno dovuto nascondere. Secondo, io volevo dire, sì. Primo, anche per te Pioli. Anche per te Pioli. Primo per me Pioli. Poi c'è un ex equo di tre per il secondo e il terzo posto. E cioè... Gasperini, giustamente. Ranieri. E quello che più di tutti, probabilmente vedendo anche oggi, Juric. E tenendo conto, Juric, che con squadra cambiata quasi totalmente, ha dato via i pezzi da 90. Questa squadra sta facendo meglio, forse facendo meglio addirittura. Quindi, bravissimi. Sposo completamente la tua anche opinione. Ranieri con la Sampdoria non è che ci abbia tutto questo. Anzi, nonostante il mercato di gennaio. Arrivo da te perché so che prima c'è. No, una battuta per i due insomma juventini, sia per Angelo che Riccardo. Un telespettatore ci ha mandato una foto, se Giovanni, anche per Giovanni in questa battuta, i trofei di comprarli su Amazon, non so se lo vedete, a 14,95€. Questa è roba di cialtroneria, accattonaggio, cenciaioli e che naturalmente non posso nemmeno far parte del settore di calcio, perché la ecco perché se noi vogliamo tornare ai cenciaioli, alle battute del bar, parliamo di calcio pure. Se selezioniamo, queste sono battute da cialtroneria. Ora ti faccio la cialtroneria, visto che mi ha dato, ti faccio la cialtroneria. È l'unica squadra in Europa che ha vinto tutte le coppe. È la seconda squadra più titolata del mondo. Vorrei ricordare gli ultimi. Sì,
i Boca Juniors, perché adesso sommiamo tutti i titoli e così io sto zitto. Abbiamo i giocatori, tutto il resto vuol dire devono parlare di altre cose. Allora non parlare di questo, perché fare parlare e passare anche questa roba vuol dire bisogna parlare di altre cose. Se volete che noi facciamo un show, io lo faccio, ma se parliamo di cose serie, questa roba è cialtroneria, perché quando si parla anche di dare i meriti e i titoli alle pagelle, vedi perché il calcio non funziona, perché è la politica, tutto così. Oggi si alzano gente che vendeva le bibite e fa ministri, giustamente, nel calcio è così, gente che parlava di pallavolo e parla di calcio, perché come si fa a non dare con tutti i meriti a chi vince un titolo? C'è gente che per vincere la Supercoppa si sarebbe tagliato la gola a Napoli e altri posti, perché non la vincano da anni. La gola perché sei gentile. C'è gente da nove anni, anche giornalisti quotati, che ci hanno il fegato, che lo sanno curare, perché da nove anni quella squadra lì ne fa mentre la bile. E allora, nel calcio, bisogna stare zitti, chi vince si mette primo, il resto sta a zero. A oggi il primo è Pirlo, che non aveva mai allenato. L'anno scorso con un allenatore che lo pompavano tutti, quella Coppa lì l'abbiamo persa. Il calcio conta questo, il resto sono circensi, roba da circensi. C'è il circo, uno va al circo, allora si parla di circo. Se volete parlare di circo, io ci sto, parliamo solo di circo, Riccardo. Parliamo seriamente, il resto sta a zero, chi vince conta solo quello, il resto conta zero. Riccardo, io l'altro giorno mi hanno mandato sul telefonino una foto dove c'è i titoli degli ultimi 10 anni. Io quando ho visto Milan e Inter 0-0, zero titoli, e poi la Juve ce n'era, non me ricordo nemmeno, fra Supercoppe, Coppa Italia, Scudetti, non me lo ricordo nemmeno quanto, e guardo Milan 0, Inter 0, dico, va, insomma, qualcosa di buono la Juve in questi 10 anni ha fatto. Però scusate, non ha vinto la Champions, per carità. Ma questa però, era una cosa... Ricordatevi una cosa, ci sono, io ho sempre detto, ci sono i bambini di 9 anni... che pensano che lo scudetto sia lo stemma della Juventus. Dissi i tifosi della anche Fiorentina. Ma io, ragazzi, non metto i tifosi della Fiorentina, non hanno mai visto vincere. Ma vedi, quando li tocchi sul vivo, no, si incazzano. Poi, per carità, se vogliamo parlare di Circenzo, lo facciamo. Se vogliamo parlare di serie, la scelta. In condizioni normali, non hai problemi a rispondere con sorriso sulle labbra. Ma io volevo finire anche sul discorso della scelta. Però poi non vi chiedete come mai i tifosi della Juventus. C'è 9 anni che sono lì e sento giornalisti in questa settimana hanno scritto delle robe che andrebbero forse io l'editore di un giornale direi tu smetti di scrivere, perché non puoi, un giornalista deve essere serio e deve essere equilibrato, non che un giornalista che fa 50 anni giornalismo e scrive sulle testate nazionali poi perché non vendano i giornali, e non le vendono perché se uno scrive delle robe in quel modo vuol dire che c'ha la bile dentro, perché se quello vince devi dire chapeau, come ho fatto io quando la Fiorentina ha vinto a Torino, perché si fa così in equilibrio. Esatto. La Fiorentina ha vinto, chapeau, esatto. Zitti. Giusto. Invece no, cioè, siccome ci sono i circensi, lo continuo a dire, gente che non dovrebbe fare più questo mestiere, lasciare spazio ai giovani, e invece 70 anni scrivono ancora sulle testate nazionali, si lamentano perché non vendano i giornali, e non li vendi i giornali se scrivi quelle robe, perché la gente lo prende e lo butta via, scrive cose serie, abbi pazienza. Volevo finire sul discorso della Champions. Bene o male. Meno male che non sei mai stato un mio direttore, perché sennò sai quante incazzature ci prendevamo tu e io, perché questo è invadere un pochino lo spazio operativo di tutti noi che facciamo questo mestiere. Vai, Eric. No, che dunque la Juventus negli ultimi 10 anni ha giocato due finali. E vi ricordo che ha giocato col Barcellona più forte di tutti i tempi e col Real Madrid più forte di tutti i tempi in quel periodo. Quindi voglio dire, le finali vanno giocate, la Juventus ne ha giocate due. Altre squadre... Vinte, scusa Riccardo. Eh? Le finali vanno giocate. Avete giocato anche noi, l'abbiamo persa. Però, col Borussia Dortmund. Questa correzione ti fa onore. Però l'ha giocata, quindi vuol dire che anche in campo europeo la Juventus però si è vista. Chiaramente poi ha perso le finali, è una grave pecca. Però bene o male, anche in campo europeo la Juventus l'abbiamo vista in questi 10 anni. Vi ricordo che la Juventus veniva da una retrocessione in Serie B, cioè capitale giocatori annientato, è stato arrivato un presidente che si chiama Agnelli, fortunatamente. Non è un cognome sconosciuto. No, che si chiama Agnelli, e ha portato la Juventus fra i primi 10 club d'Europa. Come marciandaggio. Ma nessuno vi disconosce, quindi, voglio dire, quando voi dovete...
accettare il concetto che ci può essere gente che con la Juve ce l'ha, nel senso, perché ce la deve? Perché lo sport si accetta le sconfitte. Mille motivi, ti ho dato che quando ha perso la Fiorentina ti ho detto chapeau, non si discute nemmeno l'arbitro. Voi discutete, anche quando perdete 3-0 volete discutere l'arbitro, sei un fuorigioco. Quando si perde 3-0 ci sono degli errori, non si discute. Io ricordo qui in questa trasmissione dove aveva perso 3-1 con Real Madrid che c'era qualche ragione, ho detto la Juve deve stare zitta perché bisogna sportivamente non puoi avere un giocatore che ha 30 secondi, ma allora poi continua ad avere, ma qualcuno ce l'ha con la Juve, ma perché ce l'aveva con la Juve? Devi riconoscere perché l'Inter ci ha asfaltato domenica, la Juve ha sbagliato, chapeau all'Inter, perché bisogna fare così. Ma il tifo che cos'è? Se non... ma i giornalisti, chi fa il mestiere così, no, non bisogna fare il tifo, il giornalista si è invitato a fare nome e cognome perché ci potrebbe essere, lo sai che Michel ha questa teoria, ma non c'è problema, se volete li facciamo tutti, se volete, solo vorrei fare pubblicità a alcuni giornali perché sono scritti sulle quest'anno, allora facciamo pubblicità a alcuni giornali, facciamo un bel pulito che ora i giornalisti guardano la bandiera, ma certo, come una volta i giornalisti erano pazziali, giornalista da una vita e non ho mai disconosciuto di essere tifoso della Fiorentina, quindi ho capito, ma te... come questo ce ne sono tanti, comunque i tifosi riconoscono anche quello che aveva detto Angelo dopo la sconfitta. Qui abbiamo un vice direttore della Rai, cioè no, direttore che tifa Napoli apertamente e si vede, ma perdere, cioè, nel senso, ma voi non dovete andare a considerare cosa fanno gli altri in questo senso, perché se non hanno modo obiettivo di fare il loro lavoro... I giornalisti non sono più obiettivi. Allora va bene, guarda un altro canale se non ti piace quello che fa il vice direttore. Ma io ho diritto anche di dirlo. Pago anche io la Rai, io ho diritto di dirlo. Però vedi, certo, quello che di dirlo, ma quello che voglio dire a proposito... compro più giornale, io compravo un giornale, non lo compro più perché vedo scritte, non solo per il calcio, delle cose. Che e poi i giornali si lamentano perché non hanno più soldi. Però Angelo, e falliscano, pazienza. Quello che bisogna un grande editore deve ragionare così. Stava parlando della simpatia o antipatia. Simpatia. Non è la simpatia. Circondare la Juventus. È un discorso diverso. Allora, bisogna imparare, e io non lo dico da tifoso, perché io quando vengo qui faccio il giornalista. Se io faccio una critica, la faccio sempre perché vedo delle cose, certo. È giusto che le critichi. Però a Firenze col buonismo, a tua volta a Firenze col buonismo, devi cosa abbiamo fatto in questi anni? Criticato. No, io critico perché vedere. No, Michel giustamente dice: devi essere pronto ad accettare anche le critiche dei lettori, sì, degli ascoltatori. Ma io le accetto le critiche. Poi tanto non puoi mica accontentare tutti. No, ma io ti spiego, io le critiche le accetto. Certo, però cerco di dire sempre la realtà. Perché non si può dire, Michel, tu che vivi da una vita la Fiorentina, perché io ero ragazzino, ti guardavo in televisione insieme a Paloscia. Tanto per dire, che sei vecchio, insomma, vale, questa volta pigliatela e portatela a casa tranquillo. Ragazzi, casi sono due: o è giovane e li porta male, e allora sei salvo te. Comunque, così, no? Questo è lo spirito, vedi, anche quando si parla di tifo. Adesso è questo, sorriso sulle labbra, ti mandano... Ma io non posso sentire alcune cose, siccome io sono... Non posso dire alcune cose che sono ingiuste, perché se noi facciamo passare questo concetto e poi... passare questo concetto, che abbiamo fatto passare gli ultimi anni in Italia, su tutti i settori, purtroppo ci troviamo in questa condizione, perché ci troviamo con gente... Ascolta. Alcuni concetti non si fanno nemmeno passare perché bisogna avere equilibrio, poi uno può essere tifoso, la battuta, ma alcuni concetti si innesca un meccanismo dove oggi ci troviamo così, ci troviamo in questa situazione perché abbiamo fatto passare concetti anche in altri settori, proprio per questo dici ma no, uno può dire no, non è così, perché un giornalista ha il dovere morale di scrivere con equilibrio, può essere anche tifoso come tu sei te Michel, ma scrivere con equilibrio. Io sono 20 anni, faccio trasmissioni con te, ma l'hai sempre fatto con equilibrio, poi quando fai il commentatore può essere anche tifoso e lo accetto, ma con equilibrio. Lo riconosco quando gente non ha equilibrio. Allora, questo significa difesa... che il giornalista ha anche un ruolo educativo. Tu la valutazione. Frena un perché po', ci può essere quello che non è d'accordo con te. Benissimo, è la mia valutazione che sto dicendo. Se Giorgio fa un commento che a me piace e a te non piace, certo. Sono due cose diverse. Quindi... Allora, a difesa che ognuno abbia il diritto di dire la propria opinione. E infatti, a difesa del nostro ascoltatore che ha scatenato l'intemerata di Angelo e di... E comunque era divertente. Era divertente. Bravo. Ascoltatore, essendo tifoso a tutti, altrimenti non avremmo lasciato. Infatti mi sono rivolto a lui. Infatti stavo dicendo questo, non se la prenda
Perché la partenza, la sparata non era contro quella coppa bellina. Tra l'altro mi piaceva anche il prezzo. Se fossi voi la comprerei. Hai visto a 14,95 euro. Ma io la comprerei. Ne compro una decina. Faccela rivedere, Giovanni. 10 anni sei a posto. Io ho preso spunto dal tifoso. Perché il tifoso può dire quello che vuole. Ho preso spunto dal tifoso per attaccare oggi quello che ho sentito questa settimana, vergognosamente, da chi fa il mestiere. Però il tifoso ti dice anche, tanti tifosi, tanto di cappello ad Angelo Pollina, opinionista sempre corretto, nonostante siano dei tifosi viola. Era più una battuta questa, niente. Io voglio dire una cosa, io anzi vi ringrazio tanti tifosi che ci scrivono, a volte facendo delle critiche, a volte facendo dei complimenti, perché comunque è il sale del calcio il tifoso. Quindi io sono sempre molto, diciamo, contento e soddisfatto quando appunto ci scrivono, certo, ci fanno le battute, a volte ragione. Ci danno. E questo è giusto, però delle volte Giorgio. Carino disfattista, anche sì. Ma io vedi, disfattista, ma io non è che sono disfattista, io sono realista. Perché siccome la Fiorentina, magari sulle altre squadre spesso cerco di essere obiettivo al massimo. Sulla Fiorentina, ragazzi, non posso dire che ha giocato bene o che fa bene quando non lo fa. Perché la Fiorentina, ragazzi, ma hai fatto tre punti ieri sera. Sì, ma come io sto parlando. Quello che dicono Riccardo e Angelo. Dicendo, il risultato non è importante, è tutto. Sì, ma io avevo detto. Un'opinione. Ora io avevo detto che col Cagliari e col Crotone erano due partite che dovevi vincere, hai e l'abbiamo vinte. Però sembra da quello. Si è vinto. No, sembrava se fosse vinto, chissà come. Allora io dico, stiamo coi piedi per terra. La Fiorentina non deve stare in questa posizione qui, perché non lo dico io, lo dice la storia, lo dicono anche le proprietà, perché sono proprietà importanti. Te hai comunque un Rocco Commisso, che è un imprenditore in America molto importante, molto conosciuto, hai avuto Della Valle, che è anche lui uno dei migliori imprenditori più importanti che c'è in Italia, però i risultati sono arrivati nella prima parte della gestione Della Valle. Ora purtroppo siamo sempre da qualche anno, e questa è realtà, non è che me lo inventi, nelle zone delle basse della classifica. Però i giocatori, se vai a vedere il Montengaggi, con la Fiorentina è sempre stato un Montengaggi importante, insomma, quinto, sesto, settimo, come quest'anno. Però io spesso vedo delle partite dove dico, ma ragazzi, siamo noi la Fiorentina o sono quelle altre squadre? Io non dico ci siano squadre, leggevo appunto il messaggio, anzi ringrazio chi lo ha mandato. È vero, ci sono squadre messe peggio di noi, ma sono squadre che l'anno scorso noi commentavamo in Serie B con Giorgio Micheletti, non è che sono molto cambiate. Il Crotone aveva Simi e c'ha Simi, io grandi acquisti non ne ho visti. Lo Spezia, che con Vincenzo Italiano è venuta fuori nell'ultima parte della stagione l'anno scorso in Serie B e l'abbiamo commentata, quest'anno più o meno con gli stessi giocatori a noi ci ha dato una lezione, certo, di calcio, non solo la Fiorentina. Perché per fortuna nel calcio ci sono anche le realtà piccole, certo. Perché io faccio il tifo per l'Atalanta che vinca anche lo scudetto? Anche a me piace perché l'Atalanta, molto. Le squadre piccole devono... Vedi? Abbiamo trovato l'incarnazione di De Coubertin. Sì, no, è così. Che De Coubertin? Basta con queste squadre a strisce che vincono sempre comunque anche con i loro metodi. Perché voi siete tanto io ciao, vai? Sì, no, basta, chiamo la buona. No, vedi, mi è sembrato prima di aver fatto un ragionamento e mi pare che... E poi vedi dove si va a cascare. Perché siamo qui. E questo mi dispiace, perché Michel lo conosco da 20 anni. Quando dai, basta questo. La battuta. Oh, se è una battuta, sì. Perché sennò Michel, che ci ascolta a casa. Te, io lo dico sempre. È una battuta per chi ci ascolta a casa, pensa. Però che uno lo può dire. C'è già tanta gente. Che la gente, ma le squadre a strisce vincano perché come dici te, in Milan, la Juventus e l'Inter fanno investimenti, però. Michele, fanno investimenti, qualche volta ti può andare bene, qualche volta ti può andare male, vedi, l'Inter, però fanno investimenti. Guarda il Milan di quest'anno, ha fatto investimenti. Mi non senti come tifoso della Fiorentina di essere un amante del calcio, che ambirebbe a vedere un equilibrio maggiore nei successi delle varie competizioni. Questo te lo dico solo per l'Italia, te lo dico per la Germania, dove vince sempre il Bayern, te lo dico per la Spagna, dove vincono sempre il Real Madrid e il Barcellona. Quest'anno e c'è l'Atletico un'altra volta, un pochino. Dove si fanno una politica socialista sovietica, dove ti vesti tutti uguali. Io non sono. Questa è una battuta. No, questa è una battuta seria, perché nella storia socialista sovietica c'era tutto uguale, anzi vinceva la squadra dell'esercito e basta. Allora va bene. Io sono per il il grande Ranieri. Ha vinto lo scudetto con il Leicester, una cittadina di pochi abitanti, hanno una squadra messa così e costruita. Riccardo, c'era una domanda che volevi fare. Questo darebbe ricchezza e maggiore interesse al calcio nel complesso delle cose. Sentire Riccardo Gambelli, per chi se lo fosse dimenticato.
è quella figura di raccordo tra il giornalista e il tifoso, perché il mestiere fa una cosa, ma di passione scrive, fa lo scrittore, scrittore di romanzi, scrittore di saggistica, scrittore di testi sportivi, che sono stati premiati, che hanno ottenuto risultati di vendita, quindi non è un quidam qualunque, è uno che sa fare anche questo mestiere, per cui sei nel ruolo giusto per poter fare... Sì, ti ringrazio molto. È la verità. No, la domanda che volevo fare a Michel è che quando lui parla della Juve io vedo sempre... un pochino di astio, quell'astio che siccome lui si ritiene un giornalista, è un bravo giornalista, io lo seguo da tanti anni. Cominciamo all'età. Però, cioè, però che stasera hanno dato tutti del vecchio a turno. Solo Greta che dice quando mi sono svegliata la prima volta ti ho visto in televisione. E così anche te da giornalista hai questo astio, si vede verso i colori bianchi e neri. Però gli dicono anche l'Atalanta. E non riesci a tenertelo dentro. Non è solo non Juve, c'è niente da fare. Inter, te l'ho detto, le squadre a strisce non da una vita a questa parte. L'ultimo scudetto non vinto da una squadra del nord, qual è? Io mi sembra sia il Napoli, può darsi? Napoli? No, la Roma. No, la Roma. La Roma nel 2000. La Roma nel 2001. Io lo dico anche nell'interesse del calcio come sport, come disciplina, come capacità di attirare. Isler, basta con le squadre a strisce, perché la Juventus gioca con la maglia blu. Vedete cosa ti ricorda Giovanni. Come mai la Juve oggi c'è la maglia blu giocando in casa? Ancora, è il colore del comune di Torino ed è la terza, seconda? No, è il colore del comune di Torino è giallo. Giallo e blu. Giallo e blu. Per cui una volta giallo, una volta blu, a seconda e di quindi Michel, ti vedo che proprio non ce la fai, è più forte invece di te. Bisogna, c'è sempre Michel, la battutina, c'è sempre, poi molte volte la fai per ridere, per carità. Però non ti manca mai la battuta contro la Juve. Io cerco sempre di imparare dai migliori nel giornalismo, nel calcio. Io guardo quelli bravi. Anche perché mi allora piace guardare anche le squadre. Mi guardavi da bambino? Infatti ti ho guardato, certo ti guardavo perché eri bravo con Raffaello. Bravo Michel, guarda, certo. Questo è stato un gol in rovesciata alla Piola. Bravo Michel, la pubblicità e poi torniamo. Bravo Michel. Se devo piccarmi le cose bravo. La metto anche per la qualità. Vai Giovanni, grazie. Naso chiuso? Prova acqua di Sirmione. Scioglie il muco, libera il naso, idrata la mucosa, elimina virus e batteri. Acqua di Sirmione è da sempre garanzia di efficacia 100% naturale per cura e benessere del naso. Acqua di Sirmione, una vera forza della natura. Quando l'inverno ci butta giù, abbiamo tutti bisogno di una spinta di energia. Sustenium Plus Inverno, l'integratore energizzante e con vitamina C per avere il massimo dell'energia. Sustenium Plus Inverno, la spinta che ti serve. È Menarini. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Vuoi vendere il tuo immobile in tutta sicurezza? Scegli l'esperienza e la professionalità dei nostri agenti. Ti accompagneremo in ogni fase, offrendoti tutto il supporto necessario. Mediatori Group, la scelta giusta per la tua casa. Benvenuti a Mercatino Franchising, in piazza del Mercato Nuovo 3 a Prato. Venite con me a scoprire la nuova linea My Mood Gioielli. Potrete scegliere tra la linea uomo, donna o bambino. Un'ampissima scelta tra bracciali, collane, pendenti, orecchini, anelli e anche portachiavi.
Pancani da oltre 60 anni a Pistoia, adesso è anche a Quarrata con Pancani Arte in Luce, illuminazione e design. Showroom dove potrai trovare le migliori marche per dare alla tua casa il tocco di eleganza che si merita. Nella sede di Pistoia ti aspetta una vasta scelta di illuminazione tecnica e decorativa, reparto elettrodomestici, incasso e televisori, con consegna ed installazione a domicilio, vendita all'ingrosso e dettaglio di materiale elettrico ed il nuovo reparto di materassi. Il tutto con la qualità ed assistenza che ci contraddistingue da sempre. Pancani, l'esperienza che fa la differenza. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Vi dà fastidio questo no, eccoci qua, 21:45, intervallo di Parma-Sampdoria con la Samp Corsara-Altardini. Questo comunque per le paturnie generali viola è un buon risultato. Maurizio, eri in debito di una risposta. Ma no, sintetica, ripeto, e rapida, perché poi ti porto sul io tuo quando, campo del mercato. Sì, no, io quando attacco perché vedere la Fiorentina ridotta in questa maniera, come è stata negli ultimi anni, mi fa male. Ma deve fare male a tutti, non solo a me. Perché se vai a sentire il 90% dei tifosi, il 90%, tutti, perlomeno quelli che se lo ricordano la Fiorentina a certi livelli, non si può vedere una squadra, siamo diventati una barzelletta. Questa è la realtà, non è fare disfattismo, è una realtà. La Fiorentina prima andava su certi campi e dominava, vinceva. Adesso, perché ripeto, sei, come diceva Giorgio, i soldi sono importanti nel calcio, no, ma te li hai i soldi, hai delle presidenze importanti, sì, le hai avute negli ultimi anni. Io l'ultimo, ero ragazzino quando andavo a metà degli anni 70 a vedere allo stadio, da quando è arrivato Pontello, sì, avete hai capito avuto quanti anni ha Pontello, Cecchigori, e potete capire da quanto tempo, a che età guardava Pontello, Michel. Cecchigori, sì. Ma Michel è giovane, ha 72 anni. È giovanissimo. Abbiamo avuto distantissimo, no, Pontello, Cecchigori, Della Valle, che comunque sono state, e adesso Commisso, sono tutte proprietà importanti. La Fiorentina non si può permettere di stare in queste situazioni, andare in certi campi e essere presa a pallonare. Ma sarà mica colpa della proprietà, Maurizio. Ma io sto dicendo che qui non viene costruito, non viene fatto calcio come si deve. Ecco perché a volte, Michel, squadre come la Juventus, bisognerebbe, o altre che comunque fanno calcio bene a certi livelli, Atalanta. L'Atalanta è una realtà piccola, però da anni fa quello che si dovrebbe fare, noi non si fa. Con un monte ingaggi, se vai a vedere, bassissimo. Perché prendono tutti i giocatori sconosciuti e grazie a Sartori, che per me, io fossi Commisso, prendere la macchina domattina e andare a Bergamo, quanto vuoi Sartori? Glieli do e me lo porto via. Ora, io dico, l'Atalanta... Hanno anche Umberto Marino, eh? Ne hanno tanti, Zingone ormai è segretario generale. E vi dico, perché a Firenze non si può fare? Io non voglio vincere scudetti, coppe, campioni, io mi voglio divertire con la Fiorentina. Chiedo tanto un'Europa League, una tifoseria che ha più di 1 milione di tifosi, è una delle più grandi d'Italia e d'Europa. A me mi dà fastidio andare su certi campi e fare delle figuracce. Ieri col Crotone, ragazzi, al 66esimo, e mi sono dovuto quasi... ho detto, ma mi sentirò male, qui ci si arriva Maurizio, a fondo. Ma quindi manca un progetto tecnico, visto che secondo hai fatto me il paragone sì, più che altro quello. Sai, io guardo molto il campo, io non mi permetto, non sono uno dei conti, quello è Angelo, con i numeri e i conti, lui, è bravissimo, è bravissimo, l'ho sempre detto. Io guardo le partite, guardo i giocatori, guardo la tattica, guardo gli allenatori, e la Fiorentina purtroppo da anni, e questa in realtà non è disfattismo, non va bene. Bisogna essere sinceri. E adesso allora questo arrivo del russo? Tra l'altro arriverà non martedì ma già domani sera, le visite verranno fatte domani, cioè lunedì, alla clinica a Roma di Villa Stuart. Quindi tutti martedì è abile a ruolo. Villa Stuart è incredibile. Io ripeto, guarda, ringrazio... Cacorin, ho scoperto oggi che si pronuncia Cacorin. Io ringrazio un addetto ai lavori. Angelo, piano. Piano, tu parli anche stando zitto. Io stavo zitto. Tu parli anche stando zitto. No, io vorrei sapere chi ti ha spiegato la pronuncia esatta del russo. È vero, Massimiliano Martini. Anche Capello l'ha pronunciato così comunque. Massimiliano Martini.
Sì, perché lui ha allenato la Russia. Che avendo conosciuto, lo pronunciò così l'altra sera. Dice che quello tipo di cognome si chiama, si pronuncia con quel cognome lì a Firenze, come minimo si parte dalle battute, ha cominciato anche. No, io non ho fatto nessuna. No, sono stato zitto, ragazzi, mi scappa da ridere. C'hai i fumetti che ti escono dall'occhio. Ma capito, sono stato zitto. No, comunque, questo arrivo di Alexander. Io l'ho detto ieri pomeriggio in diretta, non l'ho mai visto giocare, non lo conosco, però ringrazio degli addetti ai lavori che mi hanno mandato dei filmati, che sai, magari sono dei momenti dove lui ha fatto dei gol. Io ho visto, dal poco che ho visto io, è un giocatore comunque che è molto bravo sulla profondità, cioè lanciato, quindi la Fiorentina... Per me sarebbe un giocatore ottimo, perché noi giochiamo spesso dietro e ripartiamo in contropiede. È bravo anche di testa, quindi un giocatore, sai, poi bisogna vederlo nel campionato italiano, perché il campionato russo è tutta un'altra cosa rispetto al nostro calcio. Vediamolo, io non aspetto che di vederlo, poi darò dei giudizi, perché ripeto, non l'ho mai visto giocare. Bravo, e questa mi sembra una tesi giusta. Ti basta? Però posso dire una cosa, Giorgio? Però devi, no, toccava a te. Allora, la situazione in classifica della Fiorentina è migliorata dopo la vittoria di ieri, però insomma, fino a ieri l'altro, insomma, siamo... Io ti invito sempre a guardare quante squadre hai dietro, che sono tante, è vero. Però insomma, il timore che un campionato del genere possa avere anche esiti infausti, non lo puoi aver cancellato tutto. Allora io dico che in questo tipo di situazione, secondo me bisognerebbe andare su quello che è relativamente certo come acquisizione di nuovi giocatori. Anni 30, ora, esperienza ragazzo, internazionale, in nazionale è stato un'epare, questo è sicuramente un'esperienza certa. Lei fa troppo il fumbo, dottor Micheletti, nel senso che sa benissimo che dietro a questo ragazzo, purtroppo, c'è un passato extra calcio. Chi se ne frega? Comunque, no, chi se ne frega? Bisogna vedere se poi. Ti preoccupava il passato extra calcio di Edmundo? No, ti preoccupava il passato extra calcio di Mutu? No. Mi ha fatto perdere uno scudetto. Il comportamento extra calcio di Edmundo. Ma dai, vogliamo scherzare? No. Quindi sicuramente le notizie che ci sono quelle relative a un ragazzo che ha completamente passato quel periodo, che è padre di famiglia, quindi sembrerebbe tutto per bene. Però dico, vista la situazione, e poi oltretutto c'è il reduce, anche quelli li ha passati, perché dice che sta bene fisicamente, però ha avuto operazioni importanti un paio d'anni fa, credo. Quindi insomma, ci sono tante cosettine che sicuramente saranno state osservate e tutto l'auspicio. Lo fai rientrare nel rango delle scommesse, però, quindi. Bravo, esatto. Evidentemente forse non c'era la possibilità di prendere un altro giocatore che desse più certezze sotto questo profilo. Così Kokorin, speriamo tutti. Kakorin. Oh, vabbè, mi piace. Kakorin. Io eravamo un bravo a Cicci Coccò e tutti, quindi, ci auguriamo, prendiamo nota dei giudizi competenti e autorevoli. Vedi, eccolo lì, di eccolo Capello lì. E Mancini. Ora si prende Cicci, così si fa. Sì. Capito? Si in effetti, ma è da ieri che se la studia, ti giuro che è da ieri che però, se la studia. Un giocatore si chiama Cicci, guarda. Sì, d'accordo, no, la Fiorentina è interessata a Cicciretti. No, Maurizio, la Fiorentina è vero che è interessata a Cicciretti? No, io la penso come lui, Kokorin. Che io come si chiama? Io sinceramente non lo conosco. Io sarei andato su un giocatore, come dice Michel, ma non lo so, un giocatore però che conosce il campionato italiano. Ce ne sono tanti, che so. Per esempio, io Papu Milione 5 ingaggio per 3 anni, 1,7, trovami un altro io di certezza, cioè di giocatore sicuro. Perché io posso entrare mezz'ora all'ascolto in questa situazione. Mezz'ora è troppo. Sì, 20 minuti. Perché tutti quanti ho visto, ho seguito, perciò sono messamente il riso sull'acqua. No, quando non so una cosa è che io non l'ho mai vista giocare, non so nemmeno che esisteva un giocatore, si chiamava Kakorin. Naturalmente. Gagarin è l'astronauta. Non lo sapevo. Però siccome adesso vi sento esprimere, come dire, un giocatore risolutivo, ho sentito giocatori per calcio italiano, può darsi sia così, io non mi esprimo. Tutti i dubbi che ha messo in Mauri, scusa. No. Io non mi esprimo. Sia Maurizio che io. Non mi abbiamo citato ma il giudizio da ieri di Capello che mi sento, di lo dico per i telespettatori, mi fa piacere che siete informati, che guardate il campionato russo dalla mattina alla sera,
perché io non, non riesco a trovarlo, ma voi siete bravi. Bravissimi. Ho sentito anche ieri gente dire no, ma lo conosco. Capello e Mancini. Scusa, ho detto anche in queste trasmissioni, mi fa molto piacere perché Giorgio, questo è merito tuo, perché vuol dire che la gente gli dai dei compiti 24 ore e guarda il campionato russo. Io non so se lo vedano. Non ce l'ho dato a te il tuo compito. No, a me no, perché ho dato altri. Altri. Però ho visto che hai altri. Altre valutazioni dove sarà risolutivo. Ho sentito ieri addirittura dire 8 o 9 gol li fa la fine, del campionato. Quelli che ha fatto finora. Quelli che ha fatto finora. Allora io mi sono, naturalmente, mi sono sommessamente, sto zitto perché dico, io non riesco a vedere il campionato. Sommessamente, chi te l'ha detto? Ma sono detto dati. È stato detto ieri in queste trasmissioni, però fammi finire. Sì, faccio finire, però non... Sì, 6 o 7 gol. Sono numeri veri, nel senso che... Che le può fare 8 o 9 gol? No, li ha fatti. Perché se andate a vedere le tabelle, sono quelli che... Sì, io non lo so. La storia. È come quando è arrivato Cutrone, abbiamo detto più di un quarto di gol a Giorgio, partita. Scusami, se tu mi dici, mi parli di un giocatore del Sulina a me, io non lo so. Guardi la scheda. Ma devo andare a trovarmi la scheda. Noi l'abbiamo trovata. E voi l'avete trovata e io no. Poi, se tu mi dici che può fare, ci credo perché me l'ha detto, io ci credo. Però oggi non posso fare nessuna valutazione perché io non Ronaldo, sono nemmeno... quando è arrivato alla Juve, ti dava la certezza di vincere o no? No, certo. Allora, il paragone ci sta. Il paragone vero che ci sta. Però Zidane non si sapeva. Detto questo, me lo auguro, perché e mi auguro, mi fa piacere che c'è tutta questa preparazione sul campionato. Da oggi cercherò di anch'io di andare a vedere il campionato russo. Sì, perché... Ma te vuoi andare con contro il parere di due Numa santissimi come Capello e Mancini? Assolutamente, ci manca anche loro, Capello, io l'ho allenato, sentito. Ma io, Capello, anche Mancini l'ha allenato. No, Capello ha detto che è un giocatore di grandissime qualità tecniche, il problema è il carattere, proprio l'ha detto chiaramente. Il problema lo ha avuto dei problemi personali importanti, questo l'ha detto a Sky, e allora io ho scoperto questo giocatore tramite le parole di Capello. Però ha anche detto da un punto di vista tecnico è un giocatore forte. Siccome io di Capello mi fido. La domanda è quella che ho fatto in precedenza, e cioè non c'era un'altra soluzione piuttosto. Questo è un giocatore che è un po' una scommessa. Ma una scommessa, però ti posso dire una cosa, a livello di età è del 91, comunque ha 29-30 anni, quest'anno non è giovanissimo. Sì, ho capito, ma le disavventure extra calciste le allora, sono capitate facciamo questo giochino 3 o 4 anni fa, una cosa del genere. Facciamo questo giochino. Sforzati di guardare dal punto di vista, parlo con Angelo poi, dal punto di vista societario. Sì. Quindi tu sei l'amministratore delegato dell'azienda. Kakorin costa 5 milioni di acquisizione, gli hai fatto un contratto di 3 anni e mezzo a 1,7 milioni. Kakorin, scommessa, 1,7 milioni all'anno, sì. Scommessa, non scommessa. In Italia i tuoi interlocutori i tuoi obiettivi paritetici a Kakorin sono Pavoletti, acquisto 8 milioni, contratto superiore ai 2. Inglese, prestito, stipendio meno, resa meno X rispetto a Kakorin. Poi qualche altro nome di Belotti, acquisto 15, stipendio 2,2. Tu che sei azienda... 15 Belotti. 15, 20, non lo so quello che vuoi. No, anche di più. A comprarlo ora. Anche di più Belotti. Ma non credo mica tanto, sai, che si è abbastanza deprezzato. Vuoi dire che a quel prezzo, 4 milioni più bonus, non c'era... Kakorin. 5 milioni. 5 milioni... faccio un altro conto. Metto un dubbio soluzioni. Perché dico Mandzukic 0 svincolato 1,8 al mese. Ora io azienda avendo questo panorama vado su Kakorin come proprio investimento aziendale, no? È uno dei rischi più bassi. Se me lo chiedi come investimento aziendale lo condivido, al di là di ripeto che non conosco di parola, lo condivido. Ma perché il giocatore, se è del 90, fa 30 anni ora, marzo. 30 anni è nella maturità giusta, perché un centravanti comincia a diventare giusto da 26-27 anni, fino a 30-34 anni. 26-27, dai. Un centravanti vero che diventa maturo per vincere alcune cose. Posso seguire su Luca Toni, però c'aveva 25 anni.
Io per esempio Giorgio avrei preso Cervini. Fatelo finire. Se volete, io un po' mi faccio più parlare. Se voi fate così con me, io sono capace di più parlare. Io stavo perché la televisione la so fare. Però se faccio un concetto e mi venite addosso sul ragionamento sereno, allora fatemi finire. Su questo numeri qua vi dico che le statistiche dicono che i centravanti diventano maturi da 26 a 27 anni. Poi c'è chi è a 24, a 25, c'è chi è a 27, ma quella è l'età giusta. Perciò avrebbe l'età giusta, per quello è un investimento giusto, perché costa poco, è un giocatore che sicuramente, come hanno detto altri, giusto, che ha dei requisiti importanti, poi a livello caratteriale o meno, quello magari viene in Italia, io non lo so. Purtroppo abbiamo visto in Italia gente come Cassano e Balotelli, che secondo me Cassano, se non avesse avuto la testa, era un fenomeno, però purtroppo aveva la testa. Questo non lo so, può darsi che trovo un ambiente giusto e non lo posso giudicare, il ragazzo magari può sta bene, però se ha questi numeri, come oggi in una situazione tra l'altro difficile, perché vorrei ricordare in questo che l'Inter in questo momento, che aveva un progetto 2 anni fa di comprare il mondo, oggi non ha soldi, dico la battuta, per comprare l'acqua minerale, che gli dice... Ma non sei tanto lontano dal vero. L'acqua minerale gli dice non potete spendere una lira, non paga gli stipendi, perché il governo cinese gli ha detto dovete rientrare in tutte le maniere. In una situazione di questo tipo, se il presidente della Fiorentina compra un giocatore che sicuramente ha avuto le sue informazioni, vedi, capire quell'atto di questo tipo, credo sia un ottimo investimento. Se insieme a questo, cioè aziendalmente non è un'operazione da criticare. Aziendalmente, dopo soprattutto le dichiarazioni del presidente della Fiorentina, dove ha detto che io non spendo, sto in questo equilibrio, compro un giocatore con questi, probabilmente Prandelli, che anche lui ha delle conoscenze internazionali, avrà chiesto, ha avuto informazioni. Questa è una situazione giusta, nuova. E sto facendo senso, questo, perché è una valutazione, Prandelli, no, no, ma è Prandelli uno... ha detto parlerò del giocatore, una certo, volta sarà ufficiale. Certo, perché Prandelli sicuramente uno può criticarlo o non può criticarlo, però la conoscenza di calcio internazionale ce l'ha, ha fatto allenatore anche della nazionale, conosce, è stato anche in diversi club, è stato in Turchia, insomma, conosce il calcio poi internazionale. In Spagna. Il calcio voglio dire, Prandelli ha gestito Balotelli e Cassano appunto, in nazionale. Probabilmente oggi l'allenatore gli manca un giocatore di quel tipo, sicuramente avrà un po' di tempo da inserirsi, perché il campionato lui è fermo da novembre. Lui ha detto che gli ci vorrà circa un mese e mezzo. Lui stesso lo dice. Però voglio dire, è un investimento societario che condivido. Questo mi interessa. Questo condivido totalmente. Così come condivido, visto l'andazzo del calcio in questo momento, se trova magari un centrocampista che di calma, anche tipo in quel mondo lì. Io vorrei ricordare che Michel qualche settimana fa qui si lamentava perché alla Fiorentina mancava proprio uno scouting, come altre società trovano dei giocatori, vedi Piontek e quegli altri. Oggi la Fiorentina te l'ha trovato, perché può darsi questo, sia un giocatore. È un nazionale russo, sì, non è che sia proprio... che ti sto dicendo? Però ti domando, te dici che è un investimento, sì, ma la qualità dell'investimento da che cosa la fai dipendere? Da quello che sarà stato il perché rendimento? Perché c'ha l'età? Che ha no, l'età. Ma non di ora, dico in assoluto. Cioè, se ti rende è investimento, ma se non ti rende non è investimento. Sai come si chiama a livello imprenditoriale? Rischio di impresa. Ho capito, ma nel rischio di impresa la valutazione di un grande manager imprenditore si valuta che c'ha un'età di equilibrio giusto, perché valuta l'età, il costo, quello che questo ragazzo di numeri che ha, valuta tutto, anche il carattere. Su questo io sto facendo una valutazione di investimento equilibrata, giusta, sì, per questa società. Allora ti domando, ti rivolto alla frittata, se vai a fare la conta dei nuovi acquisti dell'anno scorso e di quest'anno, sì, tu vedrai che quelli positivi per rendimento sono estremamente pochi. Va bene? Allora ti domando, quelli che sono stati presi e che non hanno offerto il rendimento sperato all'attesa, sono un investimento o no? Sì, è un investimento societario, secondo me sbagliato. Ma non a caso, ma non puoi fare. Il primo fine della società di calcio è giocare a calcio. Sì, ho capito, ma anche gli investimenti oggi, Michele, è proprio quello che tu mi stai dicendo. Vieni in linea con questo. Bravo, proprio questo. Lì ha fatto investimenti costosi, non li hanno reso. Non a caso, oggi devi cercare di. È in perdita. Allora ti dice: vado, faccio una ricerca di scouting. Quello che tutti, invece, stavolta penso che può essere una ricerca anche molto giusta, perché poi c'è stato, come si chiamava quello che adesso è nel Verona della Fiorentina, non mi viene... Amrabat.
No, Krasic, come si chiama? Kalinic. Kalinic, per esempio, è stata una scommessa e allora gli ha reso tantissima la Fiorentina. Per la Fiorentina? Sì, sì. Ma valla a domandare ai dirigenti del Milan che comprerò. È un rischio di impresa. Per il Milan fu... Io ti vorrei ricordare che il Milan qualche anno fa, proprio perché non c'era una dirigenza, ed ecco veniamo alla dirigenza, c'era una dirigenza allo sbando, aveva pagato Piontek 40 milioni dove il Genoa aveva pagato 3 milioni... Tre mesi prima, dopo tre mesi ha pagato 40. E quello è stato un investimento? No. Ma perché allora, Felipe Melo dalla Fiorentina alla Juventus per 28 milioni? Torna al solito o la lavatrice, come si chiamava? La lavatrice. L'importante. Tiago si chiamava. Tiago. L'importante non è solo spendere, è spendere bene. E stavolta non darsi la Fiorentina, stasera spendendo. Ma, è un rischio, lo vedremo. Ma siccome è andato sul sicuro l'anno scorso, a comprando dei giocatori, spendendo tanto e non hanno resi, stavolta il suo scouting ha trovato un giocatore. Cerco di banalizzare il concetto di Angelo. Il margine di certezza della bontà della certezza non c'è mai, non ce l'hai. La Juventus comprò Rush, guarda, te lo dico così, comprò Rush che era in quel momento il numero uno d'Europa. Crack. Bene, in Italia dovete andare via. Perciò sai, cioè, il concetto di Angelo calcio, che ho chiamato in causa apposta perché tra tutti noi è quello che aziendalmente, societariamente è più portato a fare questo tipo di analisi, dice: è un'azienda scivolosa l'azienda calcio, dove perdere i soldi ci vuole nulla. Allora, qual è la bravura o la necessità di un'azienda calcio? Dopo che ho visto che ho speso tanto e non ho reso, non ho avuto rese, adesso cerco di spendere meno, per cui se anche in questo caso non ho una resa, ho perso meno. È una scelta di politica sportiva che fai. Però fino a prova contraria sono di commisso. Allora dovremmo mettere se ce li smena lui, ce li smena mica tu. D'accordo sul concetto di spendere bene. Perché è evidente. Ma questa può darsi sia una spesa bene. Perché se questo qui fa bene. Cioè, chiedi a Riccardo Gambelli se è contento dei soldi spesi per aver comprato. Che ne so, chi mi viene in mente. Bernardeschi. 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 Bravo, non volevo dire. Sei contento dei soldi spesi per Bernardeschi? In questi ultimi due anni, no. Quando è arrivato, la cifra mi sembrava giusta per la qualità di Bernardeschi che aveva espresso. Ma sento se lo vanno a rivendere ora, ripigliano quanto hanno preso o no? Non pensare che ne prendano tanti meno, Non pensare, Ne prendano meno, ma non pensare che sia svalutato Bernardeschi, attenzione. Sì, ma non lo vuole nessuno, hanno provato a darlo a tutti. Quello non vuole un altro nessuno, paio ragazzi. Di mani. Ieri, dopo la partita, gli è stata fatta una domanda sul futuro di Ribéry e lui ha detto: io metto solo i soldi, non so e non decido nient'altro. Quindi a livello proprio di società, commisso mette i soldi, però chi decide a oggi, Barone e Pradé? Mi pare che quello che dice Michele e Maurizio su questo ha un senso. Lamentano tutte e due, ma mi pare palese oggi, quello di costruire una società vera. Io venerdì ti ho seguito, qui c'era il mio amico Mattei. Che naturalmente Tommaso l'ho visto crescere, allora vediamo questo, anche lui insieme a Michele, però uno che insomma segue la Fiorentina di calcio, però ha detto una cosa giusta qua, facendo un appello da giornalista e anche da dicendo: credo che la società debba azzerare e ricostruire la società, l'ha detto qui, giusto? Debba azzerare? Sì. Deve azzerare tutto e ricostruire. Quando Creta fa la domanda, dice: il commisso mette soldi, ma la dice, probabilmente è proprio lì. Io non a caso ho citato la questione della Lega, che vedo poi la gente lo scrive e dice: ho ragione. Ho citato questo perché se tu ti fai nemici tutti, vuoi entrare in un mondo che conta, perché il mondo che conta è anche gli scambi. Vedi cosa hanno fatto negli anni Roma, Juventus, o si sono fatti con altre società all'estero quando c'hanno da sistemare i bilanci. Significa anche questo: se tu vuoi entrare in quel mondo, non ti puoi fare tutti i nemici e parlare fuori luogo in continuazione. È questo che dico. Poi se uno può continuare a farlo tranquillamente, io do la mia opinione che la vedo così, per quello che nella mia vita ho fatto, credo che in certi mondi bisogna trovare l'equilibrio. Ecco, quando parlo dell'equilibrio intendo quello, di costruire la società, perché se certo che se commisso mette i soldi ma non c'è la dirigenza che sceglie bene, stavolta non mi sento di criticare questa roba perché penso che sia un investimento che possa essere giusto. Aziendalmente parlando ci sta, prego. Com'è? Hai una cosa da dire o rispondi a una domanda che ti faccio io? No, fammi una domanda. Reynolds, visto che siamo entrati nel mercato, Bart Reynolds. Ecco. Il Reynolds più famoso che conosco è un grande attore americano. E invece questo è un terzino esterno, ragazzino giovane che gioca nei campionati americani. Certo.
che doveva finire alla Roma, alla Juventus, invece va diretto alla Roma. Perché? Friedkin ci avrà messo lo zampino e se lo fa. Io, innanzitutto ti dispiace? No. Te ne fa fregare di meno? No, capito? Sinceramente no. Però evidentemente la Roma sicuramente ha offerto di più. Andava, andava la Juve, dando al Benevento in prestito fino a fine stagione. Paratici ha fatto marcia indietro. Evidentemente era stato compensato da qualcosa? Non vorrei ci fosse dietro da fare Zeho. Bravo. Non vorrei che magari a questo punto c'è il via libera. Perché ora volete comprare anche Zeho. No, non è che lo vogliamo comprare noi. C'è Zeho è un giocatore. C'è uno scambio Bernardeschi. Bravo, per c'è anche il problema Bernardeschi. Che la, sì. No, ecco, può essere. Sì, sì, te lo dico. Per le cose che per le cose che girano in silenzio è che ha preso il giocatore, ma siccome Zeho ormai ha chiuso con ed è un capitale per la Roma, però la Roma è il fardello di pagargli 7 milioni di stipendio netti a Zeho. Urca. Sì, caro. 7 netti? Sì, se mi pare con Ammazza. Tutti i premi, 5 e mezzo, con i premi ho letto, si arriva. Quindi è un sono 7, quindi sono 14. Più di Ronaldo? No. Ronaldo prende 30 milioni, lascia perdere. 14 lordi sono. Sì, esatto. Allora la Roma si libererebbe di questo, però gli dice: prenditi quel giocatorino lì, e più c'è il problema di Bernardeschi, che probabilmente alla Roma potrebbe fare comodo, però la questione è di capire se Bernardeschi, perché Bernardeschi avrebbe rifiutato 3 posti dove andare. Perché non vuole andare via, è chiaro che la Juve vince titoli, quest'anno si è nessuno. Segnato sul suo, di quando smette. Ci sarà un motivo, per quando smette, lui ma certo, quando smette c'ha 2 scudetti, una Supercoppa, una Coppa Italia. E pagamento garantito alla fine di ogni mese, capisci? Nessuno vuole andare via da Juve. Però c'è anche questo, come ha detto Greta, questa partita qui. Non lo so, ma penso che gli ultimi giorni di mercato ci sono non gireranno soldi, perché soldi non ci sono, ma alcuni scambi possono girare. Chi vorresti ancora? Ed ecco Giorgio, scusami se lo dico, ed ecco l'equilibrio, quando dico l'equilibrio di trovare buon accordo. Dei rapporti. È perché così funziona. Dei rapporti intersocietari. L'equilibrio è un insieme uso il termine che ti fa vedere l'orticaria, intersocietari. Che già vivevano insieme praticamente. Sì, sì. Cioè. E quindi sono sempre gli stessi poi che comandano. Ma se vuoi qualcuno in più Berlusconi non viveva insieme a tutti i ma c'è entrato. Io voglio. Giusti. Io voglio un attaccante e un centrocampista. Quindi Dzeko ci starebbe. Dzeko sarebbe il fiore all'occhiello, perché può giocare benissimo sia con Ronaldo che Morata. È un centravanti di movimento, di manovra, è un faro, e quindi può un centravanti fa le sponde. Quindi un giocatore sarebbe fondamentale. Vinceresti la Coppa con quello? Ora, la Coppa si entra in un discorso particolare, perché la Coppa dipende. La vittoria della Champions dipende da tantissimi fattori, dal momento di forma della squadra in quel momento, dagli infortunati. Io vi ricordo che la Juventus ha giocato la finale a Cardiff contro il Real Madrid con 3 giocatori infortunati, non aveva nessuno a centrocampo. Quindi anche queste cose qui sono importanti per determinare una vittoria finale. Dzeho sicuramente sarebbe un tassello non importante, importantissimo. Secondo me manca ancora un centrocampista. Ma è a scadenza contratto, Dzeko. Come? È a scadenza contratto. Cioè chi lo piglia paga solo il stipendio a lui. A scadenza contratto è nel 2021. Perché ti vorrei ricordare, quest'estate c'era già, avevano quasi già firmato, poi c'era stato il discorso di Mili. C'era il giro. Il cartellino, per dire come si usava un tempo, zero, zero. Ma c'è il problema dello stipendio, che per la Roma è un peso non indifferente, mettendolo fuori tutti con la lite. No, stavo pensando, volendo fare una... Caro Maurizio, potresti prendere Dzeko? Posso finire? Come no? No, volevo finire. Vai. Non viene. Vai. Fate finire Riccardo che finisce breve. Almeno sognare di averlo. Fate finire Riccardo che finisce breve. E secondo me manca ancora alla Juventus un centrocampista di altissimi livelli. Ora, McKennie e Arthur hanno dimostrato di essere forti, e lo stesso Betancourt, quando gioca insieme a Arthur e a McKennie, migliora moltissimo, perché gioca una specie di rombo con questi due giocatori che lo proteggono dietro, quindi anche lui migliora. Però secondo me manca ancora veramente il centrocampista forte, alla Pogba, tanto per capirci, o alla Milinkovic-Savic, un giocatore di questi livelli che può fare reti, può fare la copertura e può anche impostare. Questo secondo me è un giocatore che ancora manca alla Juventus, oltre all'attaccante in più. Perfetto, la pubblicità, poi invece sento i desiderata viola di Maurizio Canino e Michel Isle.
L'impresa edile Barni Romano effettua anche noleggio di attrezzature per l'edilizia in tutta la Toscana, con operatore abilitato o senza, e sempre con assistenza in cantiere. Tutte le macchine sono all'avanguardia, nuove o con solo pochi anni di vita. Massima disponibilità di orario. Impresa edile Barni Romano, via di Calenzano 17, Sesto Fiorentino. Pancani da oltre 60 anni a Pistoia, adesso è anche a Quarrata con Pancani Arte in Luce, illuminazione e design. Showroom dove potrai trovare le migliori marche per dare alla tua casa il tocco di eleganza che si merita. Nella sede di Pistoia ti aspetta una vasta scelta di illuminazione tecnica e decorativa, reparto elettrodomestici, incasso e televisori, con consegna ed installazione a domicilio, vendita all'ingrosso e dettaglio di materiale elettrico ed il nuovo reparto di materassi. Il tutto con la qualità ed assistenza che ci contraddistingue da sempre. Pancani, l'esperienza che fa la differenza. Azzurro Casa arreda le vostre case da più di 80 anni. Rivenditori Veneta Cucine, Colombini, Tommasella, Calligaris, Rosini Divani e Twills. Mobili di pregio su progettazione e con falegnameria interna. Vi aspettiamo nel nostro showroom di 3.000 metri quadrati per toccare con mano la qualità dei nostri mobili. Vuoi vendere il tuo immobile in tutta sicurezza? Scegli l'esperienza e la professionalità dei nostri agenti. Ti accompagneremo in ogni fase, offrendoti tutto il supporto necessario. Mediatori Group, la scelta giusta per la tua casa. Arriva il Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Emensi, Porta Fiorentina. Consiap Servizi Comuni, Telepass ai parcheggi del Serraglio, Piazza Emensi, Porta Fiorentina. Da lunedì 20 luglio. Benvenuti a Mercatino Franchising, in Piazza del Mercato Nuovo 3 a Prato. Venite con me a scoprire la nuova linea My Mood Gioielli. Potrete scegliere tra la linea uomo, donna o bambino. Un'ampissima scelta tra bracciali, collane, pendenti, orecchini, anelli e anche portachiavi. Contatto. Michel, dopo Kakorin, chi vuoi? Chi vorrei? Parlo di ruoli. No, chi vuoi? Parlo di ruolo, non parlo di nomi. Ma nome... Non parlo di nomi, perché sì. Non, hai visto? Kakorin non veniva neanche in mente a uno che avesse mangiato cassola con la panna acida. Non gli veniva in mente di andare a comprare questo. Per cui non sappiamo chi abbiano in mente... Sì. Un bel centrocampista di qualità. Centrocampista. Poi è andato via Virola. Sì. Mi pare che un esterno basso destro... Uno come Versalico ti andrebbe bene? Sì, però anche Chiotto, lui, ecco, vedi, si torna al discorso del rischio. Versalico, dal Sassuolo mi pare, è andato ad Atletico Madrid, dove credo non giochi quasi mai. Sì, ma Versalico è un altro come rischio di impresa pari a zero. Per cui, se ti va bene hai fatto bingo, se ti va male non ci hai smenato nulla. Però ho sintetizzato il concetto. No, però sei stato per un bel periodo dovendo godere del rendimento positivo di un giocatore che invece non c'è stata. Quindi è vero. È meglio Versalico o è meglio Lirola? Versalico, per quel poco che mi ricordi, non era male. Però quindi è meglio Versalico rispetto a Lirola. Visto per cui rischio di impresa zero, quando se rende, hai fatto bingo. Visto partita europea. Vabbè, comunque siamo un centrocampista, un esterno e poi? Dove giocava Versalico? Dai, dillo. Pensate che ha giocato nell'Atletico Madrid, l'ho detto prima. Non l'ha detto. Stranamente, questa volta. Guarda, su queste cose è difficile. Ne metti. Vuoi un terzo? L'ha ti basta. Ha preso anche l'Inter, dopo 6 mesi l'ha mandato via. Sì. Ne vuoi un altro o ti basta questi due? Allora, faccio un discorso generale prima. Se c'è possibilità di avere qualità, io vado a coprire anche un ruolo che è già coperto. Tipo? Ipotesi fantascientifiche, Dzeko impazzisce e decide di venire alla Fiorentina, io lo piglio comunque, nonostante certo. Ci sia Vlahovic. Se ci fosse la possibilità, mica matti quelli della Fiorentina, se c'è non, per forza. Ma su Vlahovic non è stato detto che non bisogna comprare un attaccante che incida in qualche modo sul discorso di Vlahovic. Tieni presente. Per questo hanno preso Kakorin,
perché è uno più seconda punta e quindi presuppongono che la coppia Kakorin-Vlahovic sia fatta da giocatori complementari e quindi tiene presente due punte, sono due seconde punte. Anche Vlahovic, anche questo è vero. Anche Vlahovic è una seconda punta. Però Vlahovic viene considerato centravanti. Sì, anche se sono d'accordo con te, Riccardo, è corretto. Però sono due mezze punte. Due sì, cioè, molto è una sì. Rosaria, io non conosco questo russo, me lo sentivo parlare da capello, non so come gioca. Se è, già, se, è compra, se è stato comprato come seconda punta è un errore, perché già Vlahovic è una seconda punta. Non è una seconda punta pura, dai. Poi Vlahovic, come viene utilizzato adesso, lo vedi sempre, spalla alla porta, Ricky, che fa salire, scusami, la squadra. A dirti la verità, sembra il discorso Kakorin debba essere il movimento per andare a chiudere il buco che lascerà aperta la partenza di Ribéry. Qui non al posto di, più probabilmente, sì, più facilmente con Vlahovic. Però se non è una punta non risolvete il problema, scusatemi, perché alla Fiorentina le manca la punta. Loro, perché adesso non Vlahovic a cosa serve? La Fiorentina non riempie l'area e quindi gli manca la punta. Se mi prendete Kakorin, che ora Kakorin, come si chiama? Questo andrà visto, può darsi se ci abbia ragione, però voglio dire, ci avranno riflettuto su questo. Quando si dice che bisogna fare un esame preciso della qualità, delle caratteristiche di questi giocatori che arrivano. Se te mi dici una seconda punta, se mi dici una seconda punta, non ha logica. Allora, scusami, secondo te che l'hanno fatto? L'hanno presa come alternativa a Vlahovic? No, sarebbe... Michel, è stato preso per giocare insieme a Vlahovic. Perdonami, ma te mi hai detto una seconda punta. E io ti ho detto, se una seconda punta è sovrapponibile a Vlahovic. Perché non, per me Vlahovic non è una punta, è una seconda punta che in questo momento li fanno fare perché non hanno di meglio. Possiamo stare qui a discutere per ore, ma quello che pensano tanti addetti ai lavori sono diversi da quello che tu dici te. I desiderati di Maurizio Canino sono invece, restando sempre nei ruoli, non nei nomi. Io vorrei un giocatore che faccia il regista, che sappia impostare il gioco. A Fiorentina manca ormai da diverso tempo. No, io ti faccio anche il nome. Torreira, per esempio, sarebbe secondo me un giocatore che ci potrebbe far comodo, anche perché la Fiorentina spesso quando deve impostare l'azione, soprattutto da dietro, non riesce a impostarla. Abbiamo visto, hanno provato ad adattare Amrabat anni fa, Veretout, che però non sono degli interni, non sono dei registi, e quindi insomma la Fiorentina avrebbe bisogno sicuramente di un giocatore che imposti la squadra, soprattutto il gioco. Partendo da dietro. Posso aggiungere, scusami, una cosa che non ho detto prima? Visto che Milenkovic, ci sono ottime possibilità che l'anno prossimo se ne vada. Martinez quarto. Purtroppo Pezzella non so che cosa gli sta succedendo, perché non è il Pezzella anche dello scorso campionato. Quindi se capitasse l'opportunità di avere un altro elemento di qualità da fare il difensore centrale, non disdegnerei. No, hai Martinez quarta, Martinez quarta, se per caso Martinez quarta, c'ho anche Igor, dobbiamo chiarire. Non credo che arriveranno altri giocatori dietro, perché hanno fatto questo investimento grosso, perlomeno dalle notizie che ho io, su Martinez quarta. Però poi la Fiorentina ha tanti tasselli da riempire, soprattutto su certi ruoli, perché ripeto, io non sono convinto tanto di Kakorin, anche perché la Fiorentina puntava su Vlahovic, Prandelli l'ha detto chiaramente, ma soprattutto c'è da dire un'altra cosa. Mentre Kwame può andare via invece. Ma Kwame aveva fatto quel gol, la buona prestazione in Coppa Italia con l'Inter, soprattutto quando ha giocato, quando è entrato. Però io sto vedendo ormai da anni, ma l'ho detto tante volte anche in questa trasmissione, che Fiorentina non usa mai le due punte, quasi mai. E questo ti fa incazzare in no, maniera mi fa esagerata. Incazzare, ma io infatti a volte mi scappa da ridere, si parla di Kakorin. Ma quando mai ha giocato con due punte a Fiorentina? Dai tempi di Paolo Sosa che non si vede. Allora anche secondo te Kakorin giocherà in alternativa a Vlahovic? Sì, o gioca uno o gioca l'altro, tanto Prandelli. Io perché contesto gli allenatori che sono venuti a Firenze negli ultimi anni? Perché ma io non ci vado nemmeno in conferenza stampa a fargli le domande. Perché mi arrabbierei. Ma perché non vengono mai messe le due punte a Firenze? Cosa è stato preso a fare Kakorin? Se tanto lo fanno giocare. Anche ieri, vediamo, scusatemi, mi dovete spiegare, ieri è stato tolto. Scusa, viene tolto Vlahovic e metti qua me. Ma di cosa sa? Vuoi chiudere la partita invece di... Spiegazione tattica di Roberto Galbiati. Sì. Tentativo di tenere palla bassa e andare in velocità, visto che in quel momento il Crotone era... E infatti si è visto cosa è successo. Che loro sono venuti... Te non avevi più la prima punta che ti teneva alta la squadra.
Infatti il Crotone t'ha spressato poi nella tua metà campo. Perché? Perché Kwame non è Vlahovic, è un ruolo diverso. Vlahovic comunque è uno che ti tiene alta la squadra, perché c'è entravanti alto di 1,90 m e che comunque sa tenere alta la squadra. Te che fai? Levi una punta e metti un'altra. Probabilmente, allora, come mi pare di capire, ha detto Garbiati, il Crotone giocava nella metà campo alla ricerca del... Ma questi del sono gioco. Il calcio di Bersellini, ma di cosa e si parla? Darti... Levo una punta e ne metto, metto un'altro. Vabbè, a difendere, più veloce via, di Vlahovic, questo... Ma di cosa stiamo parlando? Parliamo degli anni 70, parliamo. Non potete sapere, perché magari mette questo e gioca con due punti, perché dovete dire subito non può giocare? Che l'ha detto? No, Maurizio. Te lo dico perché da anni che è così. Maurizio, prima però dicevi su Iachini. Con questo giocatore, Maurizio, che ha comprato ora la Fiorentina, ma voglio vedere, perché qua era stato comprato, doveva giocare, non ha mai giocato. Cutrone doveva giocare, non ha mai giocato. È stato speso un ora, sacco di soldi. Ora, secondo me, la Fiorentina, e si gioca sempre un attaccante. Maurizio, la si è portato in una posizione più tranquilla, come si dice, sì, può fare esperimenti anche diversi. Ma non li fa gli esperimenti, Angelo, perché oramai si sono... ma certo, però Messi che si deve giocare così, no, e si giocherà. Scusami, un pochino di fiducia bisogna dare. Ma dov'è il 3-5-2? A me me lo devono spiegare, anche il 3-5-2 di Iachini. Posso chiederti una cosa? Prima dicevi proprio del modulo di Iachini, il 3-5-2. Prandelli all'inizio non ha utilizzato un 3-5-2, però quando ha iniziato a usare il 3-5-2 ha ricominciato a fare un breve risultato. Allora io smonto subito il 3-5-2. Quindi, non è stato ma mai usato il 3-5-2. Allora? Non è Ribéry non è una punta. Me lo deve scrivere a caratteri cubitali il regista. Ribéry e Bayern ha sempre giocato esterno. Mm-hmm. La punta era Gomez e poi Lewandowski. Non ha mai giocato in vita sua seconda punta. No, il 3-5-2 vuol dire ancora te lo dimenti, prima Gomez faceva la riserva a Mandzukic. Sì, vabbè, no, è uguale. Dire che ma è uguale, Angelo, no, io voglio dire questo. Mandzukic, che Mandzukic ha vinto tutto. Quando sì, ma io no, io questo non lo devo. Riccardo, secondo te qual è la soluzione adatta? Aspetta, mi fai scusa a finire. Allora, se te giochi con Robben, Ribéry e una punta centrale, Gomez, Mandzukic, ciò che vuoi te, non mi puoi venire a dire che te giochi oltre 5-2, perché non giochi con i due attaccanti, perché Ribéry non è un attaccante. Iachini addirittura giocava con 3-5-2, potrebbe essere anche una punta e una mezza punta, non è no, allora è un 3-5-1-1. È quello che dice Prandelli. È un 3-5-1-1, non è 3-5-1-1. No, 3-5-2 può essere anche una punta e una mezza punta. Però qui si ritorna al solito discorso. Se te mischieri il Russo e scusate, io la penso così, e Vlahovic, sono due mezze punte davanti, non c'hai la punta. Allora, pura. Ora torniamo un attimo, scusa, torniamo un attimo chiudo, alle ultime conferenze stampa di Prandelli. Fammi finire questo concetto. Per spiegare qual è il concetto di Prandelli. No, io Prandelli ti dico ha negato la possibilità di giocare con due punte più trequartista. No, o gioca non trequartista o gioca la seconda punta. Ma non gioca nemmeno con la seconda punta, questo. Perché Ribéry non è la seconda punta. Ragazzi, non mi fate arrabbiare. Ma dov'è Ribéry seconda punta? Ma si continua a dire delle cose. Allora ha ragione Angelo. Di cosa si parla? Di calcio si parla di parrucchiere di circo. Oh, Maurizio ha ragione. Ribéry non è una punta. Non mi fate cavare. Ma quale seconda punta? Ribéry è una punta via. Più un trequartista. Quello ha ragione lui. Perché poi Riccardo ha detto una cosa che io sposo e ce lo siamo detti tante volte a pieno. La Fiorentina non fa densità perché non ha uomini densità, offensivi. Non riempie l'aria. Non la puoi fare perché non hai uomini offensivi. L'unico è Vlahovic. Poi Rino si è anche lamentato in settimana dicendo, dice scusate ma me la volete mettere una, l'ha detto sommessamente, come direbbe Angelo, me la mettete una, un altro attaccante a ma ha ragione Angelo, ma Vlahovic questo fa parte è delle una... carenze dell'organigramma che è così, però lui quando fa giocare Vlahovic e Ribéry gioca la punta che è Vlahovic e la mezza punta che è Ribéry in quel caso, cioè, Ribéry non ha mai fatto la mezza punta, ha sempre fatto l'esterno. Come dice il Bayern Riccardo, ha sempre fatto l'esterno. Vlahovic è un attaccante su cui la Fiorentina secondo te deve assolutamente puntare, come sta facendo Prandelli? Mi pare di sì, mi pare che a 20 anni, mi pare che si parlava all'inizio del campionato di mandarlo a giocare perché il ragazzo non riusciva, adesso ha fatto 7 gol, anche se l'ha fatto un po' su rigore, sono tanti gol. Sì. Secondo me va fatto crescere. In un girone sono tanti, sì, sono non tanti gol. Pensando secondo che non me sono neanche tanti gol, va fatto crescere, partite, gli va dato fiducia. 6 gol. Va un attimino, come dire, adopero questo termine, perché ora così faccio una battuta, per i cavalli, va ammanzato. Ammanzare i cavalli, l'ha mai sentito dire? No, perché non capisci, i cavalli vanno ammanzati, cioè vanno cavalcati, vanno ammanzati. Lui va un po' ammanzato, però ammanzato si potrebbe... Però potrebbe, sta crescendo. Un bel cavallo. Beh, giocatore. Aggiungo una cosa, visto che ci sono, vedo che passa in continuazione, come telespettatore mi dice Angelo,
Cosa ne pensi? A me piacerebbe Marcello Lippi, direttore generale. Sì, della te l'hanno chiesto. Beh, prima, è vero. Prendi il numero uno al mondo. Molto semplice, cioè, la domanda è molto semplice. Prendi Marcello Lippi, lo metto a fare direttore sportivo. Forse potrebbe la Fiorentina creare una grande società, perché parliamo di uno che nel mondo ha vinto tutto, ha un'esperienza pazzesca, perché l'unico allenatore del mondo. Ma quale allenatore verrebbe a Firenze sapendo che sopra c'è l'ombra di Marcello Lippi? Fa direttore sportivo Marcello Lippi. Ma che direttore sportivo potrebbe Marcello Lippi? A proposito, potrebbe scegliere, ti vorrei dire, Giorgio, anche questa è un'altra notizia che non passa mai, che 14 giocatori di Marcello Lippi fanno allenatori. Cioè, questo significa cosa vuol dire fare l'allenatore a un certo livello quando si parla a bambera? Tanti allenatori fanno cattivo. Sì, aspetta, un secondo solo. Tanti parlano a bambera a fare l'allenatore, ma lasciano zero. Lui ha fatto l'allenatore, e quando uno lascia 14 suoi giocatori che fanno l'allenatore, il resto si sta zitto. Allora, io mi ricordo, tanto per 14 giocatori. Conte. Paolo Sosa. Paolo Sosa. No, ma io credo fosse. Vuoi che te ne dica tutti? Sì. Non è quello della Gattuso, Pirlo, nazionale. Non della Juve. No, il nazionale. Ah, scusa, non ero fermo. 14, ho capito, ok, se parliamo di nazionale va bene. Ti sto dicendo, 14 Zidane, giocatori. No, parlando di nazionale. Anche dell'Italia. C'è anche dell'Italia. Cioè Zaccardo, per esempio. Scusa. Scusa, in questi giorni. Non l'ho visto perché era In questi giorni è venuta fuori una statistica. Chi legge proprio, visto che bisognerebbe essere un attimino informati, che Marcello Lippi stava prima dalla FIFA, perché 14 suoi giocatori, nessun allenatore nel mondo ha mai messo in campo 14 allenatori. Ma 14 se mettiamo assieme Juve nazionale, sì. Sì, ma io d'accordo. Non so, ti ho fatto la Juve. Io avevo capito che sto dicendo io, perché Marcello ero Lippi, curioso di vedere dove erano quegli altri. Che ci sono stati in Italia Pompati, altri allenatori, valore zero, che non hanno lasciato zero. Lui che ha lasciato, vuol dire che lascia un'eredità che è importante, vuol dire che ha giocato con lui, Deschamps, ma te ne potrei dire Sosa, sa quanto te ne potrei dire Conte, i tre che hanno vinto la Champions con lui, hanno fatto tutti gli allenatori, perché uno che insegnava anche questo, l'allenatore non è solo insegnare calcio, perché poi si impara anche, che bisogna averlo in sangue, ma bisogna essere uomini e saper fare, tenere lo spogliatoio. Marcello Lippi su questo è numero uno, cioè la risposta è molto semplice. Magari la Fiorentina lo prende, sicuramente potrebbe diventare una grande. Ma non li prenderanno mai, Angelo, questi uomini qui? Ecco perché ho dato tre io. Perché ho dato tre? Perché poi si va a vedere chi prende a allenare la Fiorentina e tutto, e c'è un attaccante. Io sono abituato, sarò abituato male, ma io ero abituato, Michel se lo ricorderà, con Edmundo, Battistuta e Rui Costa. Ora ci sta un ragazzo di 20 anni, e c'è anche chi ha il coraggio di criticarlo, perché questo è stato messo un 2000 e è stato dato il peso tutto a lui dell'attacco. Prima Fiorentina aveva questi giocatori qui, aveva Gilardino, aveva Mutu, aveva il torero quello, lo spagnolo, che a me piaceva tantissimo, aveva Cuadrado. Ora chi c'hai? Aveva Rossi, ora chi c'hai? C'hai Vlahovic messo lì, poverino, spesso circondato da due o tre avversari, e poi mi metti Ribéry che deve fare il centrocampista, deve andare a recuperare i palloni, deve fare l'esterno, deve fare gli assist. Ha ragione che può andare via a giugno, andrei via anch'io. Però, un uomo di 34 anni che fa ormai tutto. Tra poco porta anche all'intervallo, dai, ma di che si parla? Tutte cose condivisibili pienamente, però te all'inizio della trasmissione hai detto a me sta bene perdere col Milan, l'Inter, la Juve. E io ti dico, non ti deve star bene perdere l'Inter, la Juve. Mi sta bene perché come fai a vincere se mi metti Vlahovic e questi giocano? Se non ci Ronaldo, fa un minimo di ora, ambizione, allora, buonanotte. Ti dico gli attacchi di queste anche squadre che ho citato. Come faccio a vincere? Io che davanti c'ho solo Vlahovic, ma c'è un gioco con l'Inter, c'è il Torito Martinez. Stiamo parlando di allestimento delle squadre del futuro. Poi c'ha, insomma, però te non ce l'hai. Vai a giocare con Luciano. Morata, Ronaldo, Sanzio, Chiesa, Kulusevski, vai a giocare con Milan, c'hanno Ibrahimovic, Rebic, ora c'hanno anche Mandzukic. E te chi c'hai? C'hai Vlahovic. Ma che evidente, poi non puoi fare il ragionamento così. Ecco, ti dico che sta bene, perché non c'è Riccardo, perché sei soddisfatto invece. Devi considerare in prospettiva futura. Devi cercare di allestire una squadra che piano piano. Ma devi mandare via allora tutta la dirigenza e ripartire da zero. Con un direttore sportivo che fa calcio come si deve fare. Con due vai a vedere la panchina del Sassuolo. Quanti attaccanti c'ha il Sassuolo? Proporremo c'ha Angelo Frel, Collina. C'ha De Frel. Aiutami Giorgio. C'ha Andressi Capito. Allora il Sassuolo, intanto vituperato Sassuolo, si deve salvare. Giurici. Quanti? Giurici, c'ha 4-5. Il Pisa c'ha più attaccanti a Fiorentina. Perché l'ha presa anche Marsura, c'ha Marsura, squadra di Serie B, c'ha Marsura, c'ha Marconi, Masucci, Sibilli, c'ha quattro attaccanti. Fiorentina, vai a vedere chi c'ha, Palombi, Vido, che è un altro del ragazzo che farà bene, l'ho detto. Fiorentina, vai a vedere chi c'ha in panchina Fiorentina, c'ha Vlahovic e Rizzati, perché qua me e Montiel.
E molti anche mi sembra che stasera tu non hai ancora me l'ha mandato un tribuna. Vabbè. Riccardo, sei allora, soddisfatto dell'ex Viola Chiesa? Firenze, dai. Da juventino? Io sono molto soddisfatto di Chiesa. Io dissi subito, ero molto contento dell'acquisto di Chiesa. È un giocatore che secondo me potrà diventare anche un campioncino, un campione. E per ora Pollina ti guarda male, non è d'accordo. So, io e lui su questa io guardo i numeri, ognuno su Chiesa, pareri su Chiesa, diversi. Abbiamo due pareri diversi. Sì, secondo me Chiesa, se rimaneva la Fiorentina, vi risolveva parecchi problemi. Su questo non c'è dubbio. Io guardo i numeri, ho fatto una mezza partita, 60 milioni. Vorrei che fosse come Bernardeschi. Noi ci riuniamo per questo, Filippo Melo, Chiesa, Bernardeschi, io giocatore della Fiorentina non li comprerei per contratto, perché qui li fanno disimparare a giocare al calcio, perché ci sono quelli che come giocano due palloni diventano campione del mondo, e io per questo motivo allora, Chiesa da quando è la Juventus è già migliorato, è già migliorato anche con la testa, lo vedo già molto Mazzu. E ti dico, ha fatto partite importanti, secondo me Chiesa, io sono contento. Con l'Inter girava, sembrava una frottola. Quindi se non sei d'accordo con allora, ma perché quando fa una partita, quando fa una partita, avete due opinioni diverse. Ma fa una partita quando fa un golletto. La partita con l'Inter, perdonami. L'ha sbagliata tutta l'Inter. L'ha sbagliata l'allenatore. Dimmi quante partite ha fatto Chiesa che l'ha indovinato. Col Milan. Lui l'ha vinta. L'ha vinta lui. Con Milan. Mezza partita. No. E ti ho detto che mezza partita fagliela fare. Oh, 60 milioni l'ha pagato. Comunque. Lo pagherai. Lo pagherai nel corso del mio. Chiesa, continuate così, non arrivate fra le prime 4. Fate finire Riccardo, soldi di Chiesa. Michel, fai finire Riccardo. Chiesa con l'Inter non può essere giudicato. Non può giudicare, perché quella è stata un disastro, una partita disastro con una formazione completamente sbagliata. Quindi perché devo giudicare Chiesa con l'Inter? Lì non devi giudicare nessuno. Io giudico Chiesa per la crescita che sta avendo nella Juventus, ha ancora tanto da dimostrare, per carità di Dio, però io sono soddisfattissimo di questo giocatore, molto soddisfatto. Perché quando non gioca Chiesa giochiamo meglio e vinciamo, come gioca Chiesa noi rischiamo sempre. Molto semplice. Tra l'altro è finita a Parma, ha vinto la Sampdoria 2-0. A voi andrebbe bene, ma noi no. Perché io ti dimostro coi fatti. A Parma la Samp 2-0 è finita adesso. Capito, Greta? Dimostro coi fatti e ti posso fare tutte le statistiche. Al di là di Milano, che ci sta, è un giocatore. Certo. Anche Bernardeschi ogni tanto la indovina una. Oh, in 3 anni indovinò la partita con l'Atletico Madrid. Peccato che la partita dopo rimase fuori gioco e perdemmo con l'Ajax. E voglio dire, sapessi oggi quante volte è rimasto una sola posizione in fuori gioco, lo guardavo, dico, ma un allenatore, no? Perché capisce un po' di calcio. Capisce un po' di calcio. Rimasto in 3 volte. Se si può giudicare un giocatore da un episodio del genere. No, ma Giorgio, perché io me lo ricordo, abbiamo perso la partita con l'Ajax, te lo vorrei ricordare, che tra l'altro su un fuorigioco, sul rimpallo, perché siamo andati fuori per quello, perché sennò andavamo in finale. Stessa cosa oggi, 3 volte, perché è un giocatore che si perde, non ha la testa. Chiesa ha fatto una partita, io lo voglio vedere, e quando non gioca lui la squadra la trovo più equilibrata, la trovo più coperta, perché questo è quello che penso io. Poi la Juve l'ha preso, una buttata via tante, a Firenze ha fatto quasi fra poco lo stadio gratis, perché ha dato Bernardeschi 40, 60 per Chiesa, Filippi Melo, ma ne ha regalate, ora vediamo, non ce ne regalagliene più, però non è un giocatore che secondo me ti cambia le cose, questo è il mio opinione. Se poi mi smentisci sono pronto a dire chapeau, ma smentisci, per ora no. Michel, visto che te devi andare via un po' prima, ti volevo chiedere, Chiesa manca veramente a questa Fiorentina? Certo. Quanto? Questo, abbastanza, perché poi oltretutto è stato preso Carleon come possibile alternativa, ma non è la stessa cosa, sono Bravo. Due ruoli completamente diversi e quindi Chiesa, io Chiesa ho visto in certe partite in televisione mi pare non l'Inter, insomma. Non condivido tutto questo pessimismo di Angelo. Sei più d'accordo con le opinioni di Riccardo? Sono più d'accordo con Riccardo, sicuramente. Però me lo sarei tenuto volentieri. Maurizio è d'accordo. Quindi noi ti dobbiamo salutare, Michel. Ci vediamo domenica prossima. Bene. Grazie mille. Dove va Michel? Grazie. E torniamo subito dopo la pubblicità. Ah, c'è la pubblicità, che c'è da dire una cosa, la dico. No, aspetti, la dici per dopo. Per Pisa, che mi sono stato richiamato all'ordine. Sì. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%.
dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni. L'impresa edile Barni Romano effettua anche noleggio di attrezzature per l'edilizia in tutta la Toscana, con operatore abilitato o senza, e sempre con assistenza in cantiere. Tutte le macchine sono all'avanguardia, nuove o con solo pochi anni di vita. Massima disponibilità di orario. Impresa edile Barni Romano, via di Calenzano 17, Sesto Fiorentino. Ballery.com. Rush finale allora di questa trasmissione di questa domenica che ha chiuso il campionato di andata. Per quello che riguarda la Serie A, la classifica è cristallizzata perché è finito, come vi aveva detto Greta qualche istante fa, anche Parma-Sampdoria 0-2 e il professor Ranieri continua la sua salita. Quindi diamolo un'occhiata a questa classifica di Serie A dopo 19 giornate. Quasi per tutti manca il recupero tra Juventus e Napoli ed è importante da vedere perché ora dice... Milan 43, Inter 41, Roma 37, Juventus e Atalanta 36, ma vincendo la Juventus il recupero col Napoli andrebbe a 39, per cui sarebbe terzo. Napoli 34 così come la Lazio, Sassuolo e Verona 30, guardate, il Verona è veramente a un passo dall'Europa e domani gli arrivano Lasagna dall'Udinese e Sturaro dal Genoa. Due grandi acquisti. Ora, sì, per il Verona sono due grandi acquisti, termini assoluti no, però... Sampdoria 26, Benevento 22, Fiorentina 21 e poi alle spalle Bologna 20, Spezia, Udinese, Genoa 18, Cagliari e Torino 14, Parma 13, Crotone 12, sono tutti risultati che sono andati bene oggi, tranne il Genoa che ha... Guarda, il Genoa in poche partite ha 7 punti, era in fondo, si è fatto 11 punti. E mi pare che, che abbia viaggiato Ballardini a media Champions. Così. Angelo Palina, dovevi dire prima della pubblicità qualcosa riguardo il Pisa, forse? Di Marcello Lippi. Ah, Marcello. Però
c'è chi dice che Marcello Lippi, con la nuova proprietà del Pisa, potrebbe fare il direttore tecnico di Pisa, sarebbe sicuramente un grande Pisa, perché lo porterebbe a livelli grandiosi, sarebbe una cosa bellissima per il Pisa, però una notizia che anche questa gira, perché Marcello Lippi è, l'ho detto prima, intenditore di calcio, ha segnato a calcio 14 giocatori suoi, che volete dire di più? C'è la di chapeau. Maurizio Canino, quanto hai paura per venerdì? La Fiorentina cosa deve fare con il Torino? Guarda, è una partita difficile perché Davide Nicola, come dicevo a inizio trasmissione, è un bravo allenatore, soprattutto sa infondere grinta e carattere alle squadre che allena. Il Torino, io effettivamente, per chi ha visto Benevento Torino venerdì, ho visto una trasformazione nel secondo tempo, e ricordiamo che il Benevento di Inzaghi gioca molto bene al calcio. Quindi bisogna fare i complimenti a questa prima uscita di Nicola, la squadra che era disastrata, quella del Toro. Con Nicola si sono visti già dei miglioramenti. Quindi prevedo sarà una partita molto difficile, perché adesso il Torino, per togliersi dalle, diciamo, dalle zone basse della classifica, deve cominciare a fare i tre punti. Fiorentina troverà sicuramente un avversario molto caricato, molto in palla e fisicamente, che darà il massimo. Torino poi è una squadra molto fisica e sono convinto che la preparerà molto bene il mister Nicola. Fiorentina che deve fare? Deve cercare di contenere e ripartire, perché se lasci spazi soprattutto a Belotti diventa difficile. È una partita difficile, io vedo, già se si portasse via un punto sarei contento. Però Angelo, è più forte il Torino o la Fiorentina? No, non lo so, se è più forte non lo so. Sicuramente il Torino in attacco fa tanti gol. Ne prende anche tanti, però l'attacco di Torino i gol li fa, perché ha fatto l'attacco di Torino, mi pare ha fatto 32-31 gol, cioè ne fa tanti. Il problema è che ne ha presi fino adesso tantissimi. Torino è migliorato perché ha venduto un giocatore che francamente fa ridere Polli, perché quello una cresta così, si chiama Maite, che faceva ridere, cioè una roba, l'ha venduta al Milan, gli ha tirato sto bidone, il Milan infatti l'ha messo in campo e ha preso 3-0. Cioè il calcio è così, quando si fai, a volte fai delle robe. Io dicevo, quando giocava il Torino, come mai il Torino fa giocare questo giocatore che non sa di niente, no? Con questa cresta che si mette, soprattutto se vai a colpire di testa, uno che si fa la cresta così e così, come fa a colpire la palla di testa? Dicevo, se io ero allenatore gli prendo il rasoio, gli taglio i capelli, perché qua, se vai in aria a colpire di testa, te gol non lo fai. No, male che c'è White Scout, no, perché se no con te sarebbero tutti a zero. Ma scusa, uno si fa, l'avete visto? Com'è? Guarda, Maurizio l'ha visto? C'ha una sì, sì, lui sì, c'ha invidia. No, infatti. Lui c'ha invidia. Sì. No, a parte invidia. Il Torino, levando quello, ha trovato equilibrio. Ha trovato equilibrio, poi ha ritrovato questo Zaza che finalmente non giocava mai. Ieri ha giocato questa partita dove ha giocato di punta davanti lui con Belotti, seconda punta. Cioè un equilibrio diverso, mentre Belotti aveva tutte le sulle sue spalle, giocava in aria, invece Belotti, partendo da dietro, non a caso, fa giocare Zaza, che è forte fisicamente, e Zaza ha fatto 3 gol, uno gliel'hanno annullato. Angelo, ma... quindi cosa ti aspetti? Sì. Con quante punte ha giocato ieri Torino? Nicola, sì, stavamo venendo. E la Fiorentina con quante punte ha giocato, signor allora, Ranieri, stasera? Gaston Ramirez più due attaccati. Credo che è una partita difficile, come dice Maurizio, per la Fiorentina, e ho paura che il Torino di questo faccia paura. Poi la Fiorentina, sai, è capace anche contenere, magari la difesa più forte, la Fiorentina è la difesa più forte, secondo me, anche se ha preso tanti gol quest'anno, ma la difesa più forte del Torino, l'attacco la più forte del Torino. C'è una partita, un pareggio? A scatti, un pareggio punto. Sarebbe un punto per la Fiorentina eccellente, perché tu lasci laggiù il Torino. Sì. Se perdi, ricordati, che se perdi partiamo dall'entusiasmo, perché il Genoa ha 18 punti. Ti ripotresti trovare le squadre dietro a 21 alla pari tua, e risiena un'altra volta, che la domenica dopo c'hai l'Inter. Cioè, sì. Ora la Fiorentina non è che si può rilassare, quantomeno deve portare a casa un punto, perché poi c'ha l'Inter in casa a Firenze, e vedo una tramontana molto fredda. Riccardo, mentre Juventus, Sampdoria Juventus, vista anche la Sampdoria di stasera, ti fa paura? Non credo, insomma. Questa Juve è molto imprevedibile, ha avuto degli alti e bassi clamorosi, ora sembra che Pirlo abbia trovato un po' il bando della matassa, soprattutto nella zona nevralgica del campo, che è il centrocampo. Io sono fiducioso che possa portare via i 3 punti da Genova. Certo è che dovrà entrare in campo con la testa giusta, come ha fatto oggi col Bologna e come ha fatto con il Napoli. Comunque è una partita molto difficile, però penso che la Juventus possa portare via 3 punti da Genova. Volevo dire una cosa, velocemente, perché è un argomento che ci tenevo molto a parlarne stasera, poi abbiamo parlato d'altro, su Pirlo. Le critiche che ho sentito io, e ora voglio sentire proprio Angelo e Riccardo, mi hanno fatto veramente diventare i capelli dritti. No, allora, siamo quasi in chiusura, quindi dacci la tua di opinione. Un allenatore che comunque, Greta,
È arrivato, nessuno ci puntava un centesimo su questo ragazzo. È arrivato in punta di piedi, non ha mai detto una parola fuori posto. L'hanno massacrato dopo la partita all'Inter. Io avevo detto a inizio campionato, ho grandi aspettative per questo allenatore. Che molti, ma questo non ha mai allenato, ma chi è questo? Ho sentito dire delle parole anche da parte dei tifosi stessi della Juventus, veramente indecorose. E adesso che ha fatto? Ha già vinto un trofeo. Ce n'ha ancora tre in ballo, ne ha già vinto uno. Ha vinto a Barcellona dopo che era 7 anni che il Barcellona non perdeva in casa. È andato a Milano, che era quasi 30 partite che il Milan non perdeva in casa, e ha vinto dominando. Certo, delle partite l'ha dovute sacrificare, perché la Juventus non ha più il gap che aveva prima, abbiamo detto tante volte, di adesso. Però criticare un allenatore che già alla prima esperienza su una panchina ti porta un trofeo, che non è stato nemmeno facile col Napoli, però l'ha portato a casa. Ecco, voglio sentire cosa dicono. Non li possiamo sentire, però sentiremo la prossima domenica Angelo Pollina. Grazie mille per essere stato qui. Grazie, noi. Alla prossima domenica. Riccardo Gambelli, tra due settimane ti ritroveremo. Tra due domeniche. Maurizio Canino, venerdì, perché ci sarà lo speciale proprio Torino-Fiorentino al posto del venerdì sera normale. Sì, alle ore 20:30 Maurizio Canino. Vengo con la bombola d'ossigeno. E anche Giorgio Micheletti prenderà il mio posto venerdì alle ore 20:30. Pensate voi che onore che ho. Subito dopo ci saranno le interviste a Commisso, Castrovilli e Prandelli, e noi ci vediamo venerdì alle ore 20:30 con Giorgio Micheletti per lo speciale Torino-Fiorentina. Gaetano, una vittoria che fa bene alla Fiorentina, una vittoria che avete cercato in ogni maniera? Sì, ora tocca dare continuità e non andare avanti con una vittoria, una sconfitta, un pareggio. Dobbiamo dare continuità e basta lavorare. Non era comunque facile un match che si prospettava comunque combattivo quest'oggi. Noi siamo scesi in campo con la convinzione di far bene. Eravamo incazzati dopo la brutta sconfitta a Napoli e oggi ci siamo rifatti. Senti, avete avuto modo anche di festeggiare, tra virgolette, e comunque condividere questa gioia dei 3 punti col presidente Commisso? Beh, siamo contenti ma non soddisfatti, la strada è ancora lunga. E come ho detto prima, serve solo lavoro e continuità di risultati positivi. Ora ci sarà modo di rigiocare subito pochi giorni, e al venerdì ci sarà appunto la trasferta contro i Granata, contro il Toro. Sarà una partita difficile e dovremmo prepararla bene e portare a casa un risultato positivo. Faccio l'ultimissima, vi siete mossi molto bene in campo nei 90 minuti, grande feeling anche con Bonaventura in mezzo al campo che ha smistato i palloni insieme poi a tutta la squadra in realtà. Beh, ovviamente ci siamo trovati bene oggi, ma così succede in allenamento, dobbiamo farlo più spesso perché creiamo tante occasioni, e oggi faccio complimenti ai miei compagni perché siamo stati molto concreti sotto porta. Presidente, ci eravamo lasciati lunedì con la possibilità per la Fiorentina di rifarsi alla prima partita disponibile e non ha mancato questo appuntamento. Sì, guarda, mi scherzano tutti che forse l'allenamento che ho fatto con Vlahovic che è successo questo. Se è vero questo va bene per noi, no? Lo farò ogni giorno con lui, se fa gol come l'ha fatto oggi. Ma non è stato io sono stato vicino alla squadra, incoraggiati. Molto vicini, ce l'ho detto che non si può avere più una partita come se è stata fatta a Napoli. Oggi ho ripetuto la stessa storia prima della partita. Io l'ho vista tutta un'altra squadra, molto cattiveria, molto grinta. Ce l'ho detto di non lasciare il campo senza non aver giocato. Okay? È questo che hanno fatto e si è vinto e merita un risultato più bene, buono di questo. Ha già parlato con i giocatori del dopo partita? Sì. Che cosa gli ha detto? Che ci voglio bene. È stato un bel gruppo unito, si sono abbracciati dopo il gol. Sì, quindi... sì, sono contento. Ma guarda, succede a tutti, no? Quando si vince tutti sono contenti, quando si perde tutti stanno male. Ma io credo che oggi se la meritavo, no? Come non si meritavano certamente di vincere a Napoli, non abbiamo fatto bene a Napoli, ma oggi è la loro giornata,
e spero che si divertano. E non scordano quello che è successo questa settimana, che si è lavorato molto, si è andato in campo con l'idea giusta e siamo usciti con molto orgoglio e con l'orgoglio hanno portato a noi i nostri tifosi. Un'unione quindi fra tifosi, squadra e presidente presente, sì, siamo, qui a no, Firenze. Siamo tutti insieme, no? Ma non posso venire a Firenze e si perde qua, io devo vincere ogni tanto, se no non vengo più. Chiudiamo con una parola su quella che è anche l'attualità riguardo ovviamente alle infrastrutture sportive. Siamo al Franchi. Ora si vede, guarda, sullo stadio qualche movimento c'è stato tra il comune e il governo. Non è la mia idea di fare stadio, so se la città lo vuole fare, che lo faccia, ma che lo facciano subito, no? Perché non si può aspettare qui anni e anni. Io sto vedendo tutta l'acqua che sta cadendo qua, questo si deve registrare il più presto possibile e credo che, you know, e si va avanti. Sul centro sportivo voglio dirvi che credo che tra una settimana o due tutti i contratti saranno finiti, credo, e che c'è il principio di lasciare a Firenze qualcosa di bello che Firenze non c'ha, la Fiorentina non ce l'ha mai avuto. Okay? È stata una partita che per 70 minuti abbiamo mantenuto un ottimo equilibrio. Siamo stati padroni del campo, abbiamo iniziato pressando bene, giocando anche in quelle zone del campo dove abbiamo qualità, ma soprattutto un equilibrio, la squadra quando mantiene equilibrio, quando le distanze possiamo fare delle cose interessanti. Poi dopo aver preso il gol, come sempre capita, ci sono dei momenti di, non dico di paura, ma di preoccupazione, perché le partite non finiscono mai, proprio mai, e ci siamo abbassati quei 20 metri, anche se abbiamo avuto tre situazioni per chiudere la partita prima. Quindi quando è così devi avere la cattiveria di chiudere le gare, perché le gare in questo campionato non sono mai finite. E questa è la risposta che si attendeva dopo Napoli, e se con questa formazione ha ritrovato maggiore equilibrio? Ma la reazione, ero convintissimo che l'avremmo messa in campo, perché sono ragazzi che hanno carattere, che sentono, insomma, voglio dire, quello che stanno facendo. Diventa semplice dire ok, va tutto bene, però in questo momento sono preoccupato, nel senso che dobbiamo riconfermare con ancora più sicurezza tutto quello che abbiamo fatto stasera. E la cosa più importante secondo i miei punti di vista è che la squadra è stata molto molto equilibrata, forse per la prima volta. Crede che questa vittoria sia nel complesso la più importante della sua gestione, sia per la continuità con le altre gare casalinghe, sia per i 21 punti in classifica a fine girone d'andata? Ma i punti non li guardo, guardo le prestazioni, chiaro che sono importanti, però ci sono tanti però, non sono tranquillo, non sono sicuro, perché dobbiamo rimettere in campo quello che abbiamo messo stasera tutte le partite. A proposito di però, quanto l'ha fatta arrabbiare l'amnesia sul gol di Simi in quello che è stato l'unico errore della difesa di oggi? E come dicevo prima, le partite non sono mai finite, è chiaro che se ti abbassi di 20 metri e porti la linea difensiva all'area piccola, lì può succedere di tutto, il vento può deviare la palla, c'era molto vento, una traiettoria inaspettata, e poi diventa difficile avere la tranquillità che avevamo prima, e quindi non dobbiamo assolutamente, secondo il mio punto di vista, possiamo difendere pressando e non difendendo solo. C'è stato un calo della squadra nel secondo tempo, secondo lei? No, un calo no, proprio ci siamo abbassati di quei 20 metri, c'era la voglia di portare a casa il risultato, cercando di essere compatti, e lo siamo stati, però quei cross poi sono pericolosi, quindi secondo me lo possiamo fare 20 metri più avanti. Chiedono se è stato contento dell'ingresso dei giocatori della panchina e se questo è l'Amrabat che vuole.
Amrabat, come tanti altri, stiamo lavorando anche da un punto di vista tattico, perché tante volte la generosità porta certi giocatori a lasciare zona del campo. Stasera sicuramente è stato un giocatore che ci ha dato non solo equilibrio ma anche grande pressione in mezzo al campo. Ripeto, non è un regista, però se riesci a giocare due tocchi e giocare davanti, voglio dire, anche senza regista puoi giocare. L'ultima, che cosa ha detto Vlahovic dopo il gol, ma soprattutto anche cosa ha detto dopo anche un paio di occasioni mancate? Ho detto che non si deve mai accontentare, che quando hai le occasioni devi sfruttarle, non devi far vedere le grandissime qualità agli attaccanti, tante volte basta spostare e tirare in porta, quindi non ha bisogno di dimostrare le qualità che ha, lui deve soltanto migliorare da un punto di vista dell'inserimento in area di rigore, perché la porta poi la vede.